Ringrazio Giorgio Terziani per l'opportunità di poter parlare nuovamente. Io ho già fatto una relazione a maggio scorso, per cui riprenderò una parte degli argomenti già accennati e svilupperò però anche altri argomenti, oltre che quelli già trattati in modo più particolare, visto che abbiamo un certo margine di tempo importante. Devo però fare alcune precisazioni e sarà probabilmente una lezione pesante da un certo punto di vista, perché sono argomenti che richiedono molta attenzione, per cui ogni tanto magari vi proporrò di fare delle pause di 2 o 3 minuti, sperando avere un attimo di la possibilità di riordinare le idee, perché si va a trattare su questioni un pochino nel dettaglio dal punto di vista del fisico che guarda come funzionano i sistemi viventi. Infatti io sono laureato in fisica, come anche il professor Spaggiari che ha parlato stamani, ma mentre lui è anche medico, io no, io sono solo fisico, addirittura fisico nucleare, però con un dottorato di ricerca in fisiopatologia del dolore. Quindi diciamo che quello che a me preme sottolineare per iniziare e poi sviluppare il discorso è che noi in realtà, con questa relazione, non intendo portarvi delle verità o dirvi come funzionano le cose, ma sollecitare una nostra riflessione a porci delle domande su come siamo fatti, su come è fatta la realtà che ci circonda, sapendo che le risposte le dobbiamo ancora cercare e trovare. Quindi, diciamo, abbiamo delle chiavi di lettura, ma quello che dobbiamo fare è il percorso per poi arrivare a fare veramente scienza, perché poi la scienza non è quello che già sappiamo, ma quello che ancora non sappiamo. Per cui diciamo che è importante che noi si pensi in termini di domande da fare alla natura, perché questo poi è il senso della scienza. E soprattutto noi perché facciamo questi corsi? Perché studiamo? Perché ci laureiamo, ci specializziamo? Lo facciamo perché abbiamo bisogno di mettere in crisi le cose che sappiamo, perché se non facciamo questo sforzo, noi non avremo nessuna capacità evolutiva anche nell'acquisizione di nuove conoscenze, di evoluzione della scienza stessa. Se noi crediamo che quello che già sappiamo ormai è un fatto acclarato e immutabile, non ci sarà nessuno sviluppo in futuro. Voi immaginate che, per esempio, la fisica newtoniana, la cosiddetta fisica classica, è standard dalla metà del 1600. Nel 1900 si riteneva all'inizio che ormai tutto quello era da scoprire, era già stato scoperto, non c'era da scoprire niente di nuovo, anche se c'erano delle discrepanze. Poi è nata l'intuizione di Einstein con la relatività, che ha messo in discussione la fisica di Newton, ma non perché era sbagliata, perché ha fatto fare un passo in avanti. E la stessa fisica quantistica non ha detto che la fisica classica era sbagliata, gli ha fatto fare un ulteriore passo in avanti, perché qualcuno ha messo in crisi le cose che credeva di sapere. Allora, quello che è importante è che noi cerchiamo anche di domandarci se ciò che crediamo di sapere sia realmente così, se abbiamo risposto a tutte le nostre domande interiori o meno. Fatta questa premessa, allora partiamo subito a dire cos'è la vita. In realtà non lo sappiamo. Sappiamo che si basa su una rottura di simmetria, però non sappiamo perché la materia, a seconda che costituisca un soggetto inanimato o un soggetto animato, si comporta in modo così diverso, pur essendo gli elementi che costituiscono l'uno e l'altro sostanzialmente simili. Sappiamo definire però, anche se non sappiamo definire che cos'è la vita, abbiamo un'idea, la comunità scientifica si è trovata abbastanza d'accordo su definire cosa sia un sistema vivente. Sicuramente la vita è un fenomeno fisico. Beh, uno dice tiri l'acqua al tuo mulino. Beh, in realtà però è un fenomeno fisico, diciamo fisico-chimico, vincolato certamente a leggi che regolano come la materia e l'energia interagiscono fra di loro. Ma detto questo, non riusciamo a capire la varietà straordinaria dei sistemi viventi, non riusciamo a capire ancora come faccia in una cellula, come facciano ad avvenire 100.000 reazioni al secondo. 100.000 reazioni al secondo per ogni cellula del corpo umano, sapendo che noi ne abbiamo circa 75.000 miliardi e che queste reazioni avvengono perfettamente sincronizzate, perfettamente bilanciate nello spazio e nel tempo e si rimodulano secondo per secondo in base
ai flussi di informazione che avvengono dall'esterno, dall'esterno della cellula, ma anche da quello che noi mangiamo, che respiriamo, che pensiamo. E questo accade ogni secondo del giorno, ogni giorno dell'anno, ogni anno della vita. 100.000 reazioni al secondo. Non siamo in grado di capire come queste cose possono avvenire, men che meno lo può fare la chimica. Ora, noi sappiamo che la medicina e la biologia si basano essenzialmente sul paradigma biochimico, perché la chimica è quella che ci permette di definire come avvengono le reazioni chimiche, soprattutto nei processi ossidoriduttivi, e come avvengono i processi metabolici, che logicamente sono legati strettamente a fenomeni chimici. Ma in realtà la chimica, che vanta straordinari successi, quindi nessuno nega questo, ma la chimica è incapace di spiegare perché due molecole distanti possano interagire quando dal punto in un sistema vivente, quando in un sistema chimico una molecola reagisce con quella che è più vicino, non va a cercare una molecola in particolare con cui può interagire. Allora è necessario gettare una nuova luce sui processi che avvengono a livello metabolico. Per questo si introduce, è necessario introdurre anche il paradigma biofisico, che va a completare quello biochimico, non lo va a sostituire, lo va a completare, perché certamente quando due molecole si legano il processo è chimico, ma il perché quelle due molecole si leghino è inspiegabile chimicamente, diventa un processo fisico. E vi anticipo che è un processo legato a fenomeni di risonanza. Io a maggio feci vedere un video che oggi non pensate di non far vedere per non creare ulteriore pesantezza, eventualmente se volete e se ci sarà tempo ve lo farò vedere dopo, perché poi ci sono problemi di connessione. Però questo video descriveva, e lo potete comunque trovare su internet, basta digitare sincronizzazione di 5 metronomi. Cosa succede quando io prendo dei metronomi, che voi sapete sono strumenti che battono il tempo, sono fondamentalmente dei pendoli rovesciati, dove c'è un'asta graduata che serve a dare la descrizione dei battiti per minuto che voglio ottenere, e un peso che scorre su quest'asta, che io posso fissare su questi punti graduati per definire qual è il battito per secondo che voglio ottenere. Allora, in questo video ne avevano questi 5 di questi metronomi. Questi pesi venivano posizionati tutti allo stesso livello per tutti e 5 metronomi, però questi venivano messi in un moto oscillatorio casuale, cioè partiva uno, poi un altro, quindi andavano fuori sincronia, non messi contemporaneamente tutti nello stesso modo di oscillazione. Questi 5 metronomi appoggiati sul tavolo erano anche appoggiati su una mensola. Questa mensola poi a un certo punto veniva posta su due lattine poste in orizzontale, e nel giro di circa 7-8 secondi i metronomi si accordavano perfettamente. Cioè i metronomi cominciavano a oscillare in sincronia di fase, cioè tutti nello stesso modo, come un plotone che marcia, come se vogliamo essere più, diciamo, armonici, un corpo di ballo, però tutti perfettamente sincroni. Se invece sposto, tolgo la mensola e la riporto sul tavolo, nel giro di 3 secondi i metronomi si perdono la sincronia e ritornano nella disarmonia precedente. Quello che è da osservare è che questo è un fenomeno che si chiama di sincronizzazione, ma anche di risonanza coerente, perché questi oggetti si mettono in fase. Ora, questo è un fenomeno di tipo, tra virgolette, classico, ed è un fenomeno diciamo spiegabile nell'ambito appunto della fisica classica. Ma il nostro sistema vivente funziona nello stesso modo. Se voi avete modo di vedere il video, vedrete che le lattine fanno dei movimenti circolari e la mensola si sposta in orizzontale da destra verso sinistra, perché sono questi movimenti che permettono ai metronomi di potersi sincronizzare nello stesso modo per cui due diapason si mettono in risonanza quando io batto con un martelletto su uno dei due. Quindi il fenomeno di risonanza è un fenomeno per il quale un corpo che ha tutte le caratteristiche uguali a un altro corpo con cui lo voglio fare interagire, e che quindi, diciamo, se io metto uno in oscillazioni forzate, l'altro,
che ha le caratteristiche simili al primo corpo, si mette a oscillare nello stesso modo. Quindi se io prendo due metron, due diapason e li metto vicini e colpisco uno dei due rebbi con un martello sul primo diapason, il suono che si propaga, quindi l'onda d'urto sonora che si propaga, va a stimolare il secondo diapason, se questi due diapason sono tutti e due che risentono della stessa frequenza di oscillazione, per esempio il La a 440 Hz. Allora il primo farà questo movimento, emetterà un suono tipico del La, che poi quando lo metto sulla cassa armonica di una chitarra si sente molto bene, se no magari si avverte come abbastanza soffuso, ma il secondo diapason si metterà a oscillare. E se io fermo i rebbi del primo diapason, il secondo continua a oscillare e addirittura i due suoni del primo e del secondo diapason si amplificano. Questo è il principio di funzionamento, per esempio, delle radio. Quando io sono in auto, mi sintonizzo su, che ne so, 103.3 isoradio, vuol dire che il mio dispositivo fa sì che l'antenna della macchina cominci a fare delle vibrazioni velocissime, sincronizzandosi su una frequenza che è quella di emissione della stazione radio isoradio, e a quel punto i due segnali, quando sono in risonanza, si amplificano, io posso percepire l'emissione della stazione. Perché vi dico queste cose? Perché è questo il meccanismo che permette il riconoscimento, io anticipo, poi ci ritorno, ci saranno continue diapositive che riportano su questa cosa. Ce ne sono 174 diapositive, in qualche modo. Anche se alcune le farò scorrere velocemente, ma voi ce le avete tutte, così poi se ci volete ritornare sopra non ci sono problemi. E questo è il modo con cui abbiamo una guida per i processi clinici. Perché se io voglio sapere perché quando prendo un farmaco questo agisce, per esempio, ho mal di testa, prendo un farmaco per il mal di testa. Siccome non mi trapano il cervello e non metto direttamente sui recettori cerebrali la sostanza, ma lo assumo normalmente per via orale, so che poi il principio attivo si libera nel primo tratto intestinale dove c'è l'assorbimento nel torrente circolatorio. Ma da lì come fa il farmaco a sapere dove andare in tempi brevi? Non può continuamente chiedere a tutti i recettori se è lui il recettore giusto e non può valere l'idea che spesso si dice che ne do tanto del farmaco così qualcosa arriva, perché la natura non funziona così. E la chimica non funziona a lunghe distanze perché il modello di Hegler e London, che è un modello già degli anni 20 del secolo scorso, ci fa vedere come i processi chimici siano processi a cortissimo range, cioè a cortissima distanza. Due atomi di idrogeno si sentono e quindi formano un legame a idrogeno quando la distanza fra i due è dell'ordine del diametro atomico. Quindi siamo dell'ordine di 0,74 angstrom, un angstrom è un decimiliardesimo di metro, quindi capite che sono distanze estremamente piccole. Prima, a distanze maggiori, non si sentono. Allora uno può dire, vabbè, ma l'atomo di idrogeno è un caso particolare. Prendiamo il cloruro di sodio, già un sistema un pochino più complesso. La distanza per cui i due atomi si sentono è 2,76 angstrom. Prendiamo molecole più complesse, le distanze saranno dell'ordine delle decine di angstrom, ma non saranno mai dell'ordine dei centimetri o dei metri. Quindi, dal punto di vista chimico, non c'è modo di capire perché una molecola A che deve interagire con una molecola B, ma per arrivare da A a B ha tante altre molecole vicine, le ignori e in un sistema vivente vada a cercare esattamente la molecola che gli serve per fare il legame, la reazione. Perché questo, dal punto di vista chimico, appunto, è inspiegabile. In un reattore chimico, che è un dispositivo che serve a fare le reazioni, le reazioni, le molecole se le fanno con quelle vicine. Non sono monogamiche, come diceva il povero professore Emilio Del Giudice, deceduto alcuni anni fa, anche lui fisico. Sono poligamiche, cioè se la fanno con chi c'hanno attorno. Invece, in un sistema vivente, esiste una sorta di legame monogamico per cui quella molecola interagisce sempre e solo con quell'altra molecola, indipendentemente dalla distanza, il che vuol dire che ci deve essere una mappa di riconoscimento che gli permette di arrivare lì. Faccio una chiosa a questo punto. Quando
Quando noi descriviamo i fenomeni, osserviamo e descriviamo i fenomeni, utilizziamo soprattutto nell'ambito fisico delle relazioni matematiche, perché la fisica si dice che è una scienza esatta, perché attraverso un processo di formalizzazione degli eventi posso quindi calcolare, fare dei calcoli e prevedere come si comporta il sistema. Poi devo fare anche le prove sperimentali per vedere se il modello descrive quello che io prevedo con il modello. Quindi, se i dati sperimentali concordano con la previsione del modello, allora ho una descrizione, anche se approssimata, della realtà. Altrimenti ho un modello che non descrive, al di là dell'errore sperimentale, il fenomeno. Allora, dobbiamo tenere sempre conto che noi ragioniamo per modelli. Il modello è sempre una rappresentazione semplificata. Ma naturalmente questa rappresentazione a noi serve perché ci permette, almeno in prima approssimazione, di descrivere bene quello che noi vediamo, anche se poi sappiamo che i processi sono molto più complessi e che se io voglio andare nel dettaglio, devo considerare tanti aspetti che spesso in un modello semplice non si considerano. Pensiamo per esempio al cuore classificato magari come una pompa. Certo, il cuore è molto di più di una pompa, c'è tutta la parte elettrica, quello che si vuole. Però per certi scopi e limitandosi a quello che a me può servire, considerare il cuore una pompa è una buona approssimazione, un buon modello approssimativo per fare determinate cose. Non lo sarà mai per altre. E soprattutto, come vi dicevo prima, noi spesso si sente continuamente parlare di scienza in televisione, sui giornali, alla radio, nei meeting, nei congressi, dove qualcuno di fronte a certe domande o certe osservazioni, usa questa espressione. Questa è scienza, questa non è scienza. Queste sono fake news dal punto di vista scientifico, queste non lo sono. Sulla base di cosa si dicono queste cose? Perché, a mio modo di vedere, scienza significa fare domande, come vi dicevo prima, e non prevedere, avere già risposte a domande mai fatte. Perché se io vengo da voi e vi dico, ho dei dati che mi evidenziano che gli asini volano, normalmente voi vi mettete a ridere e dite che queste sono fake news, questa è roba stregoneria, roba dei secoli bui che non si può nemmeno stare a sentire e mi cacciate a calci nel sedere. Ma questo non è scienza. Il metodo scientifico che poi definisce ciò che è scienza da ciò che non lo è molto semplice. Nel nostro mondo occidentale, dove tutto viene teso a poter essere misurabile, il metodo scientifico è il metodo di Galileo Galilei. Fammi vedere i dati, ripeto le misure. Questo è l'unico modo per cui noi possiamo definire se una cosa è scientifica o se non lo è. Cioè, se io ripetendo le misure dei miei asini che volano nelle stesse condizioni sperimentali, vedo lo stesso risultato. Allora, quella diventerà qualche cosa che può cambiare magari il corso delle mie osservazioni che prima non avevo mai considerato, vedere degli asini che volano. Però non si può mai sottovalutare, cioè noi crediamo che quello che abbiamo acquisito sia scienza e che sia quella la base. Sì, indubbiamente sì, ma dobbiamo anche sapere che c'è tanto ancora da mettere in gioco. Noi della realtà che vediamo, vediamo se ci va di lusso il 5%, ma c'è un 95% di realtà che noi non vediamo. E non cerchiamo nemmeno di capire. Diceva Crick, premio Nobel per la medicina, uno dei due che hanno scoperto la doppia elica del DNA, poi il premio fu dato anche a Wilkins, ma in realtà la doppia elica del DNA l'aveva scoperta Rosalind Franklin, che da donna fu cassata e nemmeno ricordata nella relazione del Nobel. La vera risorsa nella scienza sono le idee e le nuove ipotesi, a prescindere dal fatto che queste si rivelino giuste o sbagliate. Questo dovrebbe essere una delle linee guida da tenere sempre presenti, soprattutto quando si sente parlare di scienza da gente che probabilmente non si ricorda più che cosa significa scienza. E allora io mi trovo perfettamente d'accordo con Einstein quando ci diceva che l'immaginazione è più importante della conoscenza, perché la conoscenza senza la possibilità di vedere oltre non è niente. Chi ha visto di voi l'attimo fuggente, o chi non l'ha visto se lo guardi, si ricorderà la famosa scena in cui Robin Williams sale sulla cattedra, il professor Keating sale sulla cattedra e dice ai suoi studenti: perché sono salito sulla cattedra? Per ricordare a me stesso di guardare le cose da un altro punto di vista.
È quando crediamo di sapere che dobbiamo mettere in discussione le nostre certezze. Questo è quello che ci è richiesto quando si studia fisica, chimica, medicina, biologia, ma anche per chi si occupa di letteratura, di poesia. Il poeta vede oltre. Quindi è uno sforzo necessario all'essere umano perché è vedendo oltre che facciamo fare il passo avanti alla comunità scientifica o alla comunità letteraria o a quello che ci pare. Allora, noi parliamo di biologia, medicina quantistica. Spesso però questo termine quantistico è abusato al punto che io uso un modo alternativo di chiamarlo quando è abusato e parlo di fisica quantastica, perché sembra che basti dire quantistico si fa tornare tutte le cose come ci pare. Questo è quantistico, lo dice la fisica quantistica, ma no, veramente. Diceva Feynman, uno dei geni del secolo passato, una delle menti più brillanti della fisica, che quando Einstein elaborò la teoria della relatività, probabilmente c'erano 10 persone al mondo capaci di capire quello che aveva detto. Ma diceva lui che insegnava fisica quantistica all'università e ha avuto il premio Nobel per la fisica quantistica su una particolare cosa della fisica quantistica, diceva, posso dire a oggi, lo diceva negli anni 70, che nessuno ci ha capito nulla della fisica quantistica. Quindi è una cosa che va, è una branca della fisica che va conosciuta perlomeno nei suoi elementi fondamentali. Poi c'è tanta speculazione che si fa sopra, ma è importante per me oggi, è importante che vi metta dei punti di riferimento, perché capisco che a voi non, poi di questi punti, di queste cose che vi dirò, solo alcune vi interesseranno, però per me è importante guidarvi su un percorso che vi faccia capire perché si arriva poi a certe considerazioni. Quindi, siccome una parte dei processi biologici riguarda la conversione di energia nei processi stessi, e questi processi richiamano, come per esempio le mutazioni genetiche, il trasferimento di energia nelle eccitazioni, richiamano essenzialmente fenomeni di tipo quantistico, logicamente è importante capire di cosa stiamo parlando. Tutto poi è nato l'applicazione della fisica quantistica nei sistemi viventi grazie alle intuizioni di un fisico, anche lui premio Nobel, uno dei padri della quantistica, premio Nobel per la fisica nel 1933, che tenne alcune lezioni al Trinity College di Dublino nel 1943. E in queste lezioni parlava proprio della neonata fisica quantistica applicata a livello genetico. Ancora non si conosceva la struttura del DNA, ma si sapeva che c'era, lui lo chiamava il cristallo aperiodico. E fu ricavato da queste lezioni un interessantissimo libretto che chi non ce l'ha vi consiglio di leggere perché scorre abbastanza bene, per quanto possa essere comunque un qualcosa di divulgativo, ma comunque radicalmente basato sulle leggi della fisica, che è What is Life? Cos'è la vita? Che è stato pubblicato nel 1944, è stato poi riedito anche in italiano negli anni successivi, è continuamente riedito. Noi quindi dobbiamo fare un passo avanti, perché se rimaniamo ancorati al modello uomo-macchina, che funziona per tante cose, come vi ho detto prima. Logicamente, quando serve che il cuore sia una pompa o una centrale elettrica va benissimo, quando mi serve che i vasi sanguigni siano considerati dei tubi percorsi da un fluido per cui vale la legge di Bernoulli e tutte le leggi associate, benissimo. Quando si considera l'assone o la fibra nervosa come un circuito, come un filo percorso da una corrente, benissimo. Però ci sono tanti però per i quali non si capiscono i funzionamenti del nostro corpo se io mi limito a considerarlo come una macchina. Il corpo umano è infinitamente di più di una macchina. E quindi se io mi limito a considerare anche la genetica come una branca della meccanica classica, per cui la mutazione è l'errore casuale che può succedere per sfortuna, magari, come qualcuno ha anche detto, che può accadere come quando il tipografo batte sulla tastiera per scrivere un testo. Allora non si capisce né cosa sia la vita né che cosa sia l'evoluzione della vita stessa. E logicamente noi dobbiamo considerare sempre che noi, i nostri sistemi viventi sono sistemi non isolati, ma sono sistemi aperti che quindi scambiano energia e materia con l'ambiente circostante, che non è solo l'ambiente esterno a noi,
ma anche l'ambiente tra una cellula e quella vicina, e questi scambi prevedono quindi flussi di informazioni che vanno ad agire non solo a livello citoplasmatico, non solo a livello genetico, ma anche a livello epigenetico, visto che l'epigenetica è uno dei capisaldi su cui si sta strutturando la ricerca in questi anni e che evidentemente era stata un po' sottovalutata, anche se secondo me bisognerebbe sempre capire che c'è sempre molto di più di tutto questo. Addirittura c'è qualcuno delle menti più brillanti della fisica quantistica degli ultimi 10 anni che sta dicendo che la fisica quantistica non è sufficiente, bisogna andare oltre. Quindi capite come in realtà è tutto, siamo sempre instancabili. Poi i fisici hanno questo problema, sono dei bambini piccini che si chiedono, sono dei bambini piccini ingenui, di 3 anni, che si chiedono sempre perché e come mai, e quindi nel chiedersi perché e come mai vanno a scavare, a mettere in discussione tutto. E hanno anche quindi un po' la pretesa di poter mettere bocca anche sulle cose che non gli competono, come la medicina, come la biologia, eccetera. Ma osano farlo perché, appunto, alla base dei processi che guidano il comportamento dei sistemi viventi ci sono processi di tipo fisico. Allora, diciamo che se io vado a vedere dal fisico le quattro forze fondamentali che sono presenti in natura, che sono quella gravitazionale, che sappiamo che quella che regola le interazioni fra le masse, l'elettromagnetica che regola le interazioni fra le cariche, quella debole che regola l'emissione da parte dei nuclei, il decadimento nucleare, quella forte che tiene insieme i nucleoni all'interno dei nuclei atomici, si può capire come la base dei meccanismi di regolazione dei processi viventi è di tipo elettromagnetico, senza trascurare l'aspetto gravitazionale, ma non è questa la sede per farlo. Preciso anche che le cose che vi dico in ogni diapositiva richiederebbero una lezione a parte, ogni singola diapositiva richiederebbe una lezione a parte. Quindi mi scuso se alcune cose risulteranno, che vi arrivano, senza nessuna giustificazione apparente, ma in realtà io mi prendo la responsabilità di ogni virgola che vi dico. Perché ogni virgola è giustificabile. Delle parole che sentite adesso, radiazione elettromagnetica, fotoni, eccetera, queste ve le preciso in modo, ve le preciso fra poco, in modo che tutte le cose che stanno alla base, anche se magari una parte di voi le saprà certamente, in modo che tutti abbiate un termine di riferimento che quando si dice qualche cosa sapete di cosa si sta parlando. Allora, la cellula la conosciamo bene, sappiamo come è fatta. Quello che è importante ricordare è che nell'uomo ci sono circa 75.000 miliardi di cellule, che la cellula ha un diametro di circa da 10 a 30 micron, un micron è un milionesimo di metro, in un nucleo, con un nucleo centrale, un nucleo, diciamo, dove è contenuto il DNA, che ha un diametro di circa 5 micron. Ora, la cosa interessante è che la cellula non è un insieme di oggetti che stanno lì, qui lo vedete nell'immagine che sono, è un disegno dove ci sono dei corpuscoli, come se tutto fosse statico, in realtà è un sistema dinamico dove tutto è continuamente in movimento. E se io lo analizzo da questo punto di vista, la cellula è un universo in miniatura, tant'è che ci sono dei gruppi che studiano le cellule con le stesse leggi che governano le relazioni a livello astrofisico. C'è un gruppo di astrofisici americani che sta studiando il cancro come se fosse un problema che riguarda le relazioni fra pianeti, fra galassie, eccetera. Perché in realtà qualcuno si dice che abbia detto nei secoli passati, nel grande come nel piccolo, nell'alto come nel basso, cioè in realtà la cellula è davvero un universo in miniatura. E se noi pensiamo semplicemente a questo, il DNA, questa struttura doppia elica di cui l'ultima parte della lezione, a cui l'ultima parte della lezione è dedicata, è un oggetto che se io lo estraggo dal nucleo e lo tiro, è lungo 2 metri, ma non 2 metri per dire, 2 metri realmente. Il fatto è che però è così sottile che ha un diametro di 2 nanometri e ha un passo dell'elica di 3 nanometri, nanometro appunto miliardesimo di metro, che riesco a compattarlo in uno spazio così piccolo. Ma questo compattamento non è solo una questione, diciamo, di luogo dove poterlo conservare,
ma lo stesso impacchettamento del DNA nel nucleo produce una serie di effetti che poi vediamo, che sono legati ai segnali di comunicazione tra il DNA e l'ambiente citoplasmatico. Perché dobbiamo considerare che il DNA non è un monolite che sta lì a dare delle direttive, ma è uno sistema interagente per cui lui comunica con l'ambiente circostante e riceve informazioni che elabora e ritrasmette. Allora, si è detto che la comunità scientifica si è trovata sostanzialmente d'accordo sul definire che cosa sia un sistema vivente. Allora, guardiamo passo passo perché questo è importante. È un sistema che evolve, quindi ha la capacità di evolversi nel tempo. Risulta strutturato in una configurazione che è auto-ordinata e auto-organizzata. Ed è capace di mantenere in modo autonomo l'omeostasi. Sottolineo questo aspetto, capace di mantenere l'omeostasi autonomamente, ed è un sistema auto-ordinato e auto-organizzato. Contiene al proprio interno le informazioni per definire e controllare sia la struttura che la funzione. Cresce e si sviluppa in modo autonomo, si riproduce, respira, risponde autonomamente agli stimoli esterni. Che cosa significa tutto questo? Se io le prendo come singole frasi messe lì, va bene, mi dice il giusto, ma se io analizzo il significato e tiro le conseguenze di queste frasi, capisco che il sistema vivente, quindi anche la singola cellula, è un sistema capace di fare delle scelte. Capace di fare delle scelte e mi spingo a dire anche consapevoli, come se avesse una coscienza. D'altra parte, il termine coscienza è un termine spesso abusato, ma su cui non c'è una definizione univoca. E quindi niente ci vieta di dire che il sistema vivente, la stessa cellula, per rispondere autonomamente agli stimoli esterni e auto-organizzarsi in relazione a questi stimoli, deve necessariamente essere in grado di fare delle scelte. Delle scelte che dipendono dal contesto, quindi non sono preimpostate, non è come un software di un programma, è un sistema che si evolve. Magari all'inizio può essere un software di un programma, in realtà è un software che si evolve continuamente acquisendo una consapevolezza. E quindi dobbiamo tener conto che in natura niente è casuale ma causale, cioè esiste sempre una causa, anche quando non siamo in grado di definirla e parliamo di caso. Se noi tiriamo i dadi, sappiamo che avendo sei facce c'è una certa probabilità che esca un certo numero, 1, 2 o 3 o 4, 5, 6, un sesto. Però diciamo quindi che è casuale che esca il 6. Se sono fortunato mi esce il 6 o il 5, magari uscisse questo. Ma perché noi non siamo in grado di definire le variabili che sono in gioco quando tiro il dado? E allora parliamo di evento stocastico casuale. Ma in realtà, se noi andassimo nel dettaglio, tutto è in realtà ben preciso. Se io potessi chiedere al dato che numero esce, lui me lo direbbe, perché lo sa già nel momento in cui parte, ma io non sono in grado di ascoltarlo. Allora, per inquadrare in un ambito locale, uso questa espressione perché voi avrete sentito che in fisica esiste anche la non località. Il fenomeno dell'entanglement, che però io non tocco nemmeno di striscio perché solo questo ci porterebbe via una giornata, non 4 ore. Quindi, in un ambito locale dove diciamo vale il principio causa effetto, dobbiamo ampliare il paradigma e tener conto a pieno titolo di alcune cose che oggi svilupperemo, anche se magari di striscio, tranne la chiralità. La chiralità non la tocco perché anche quella, solo quella, ci porterebbe via un sacco di tempo. Però i campi elettromagnetici interni, il fatto che il DNA sia esso stesso un'antenna elettromagnetica, che la mutazione del genetica sia un evento quantistico scelto dal DNA per adattarsi, e le proprietà dell'acqua le accenno perché poi c'è il professor Spaggiari che già stamane ne ha parlato abbondantemente e poi ve ne riparlerà, ma soprattutto i fenomeni sintrofici o negentrofici, che forse voi non avete mai sentito dire, ma solo uno spettacolo nello spettacolo. Ora io userò nelle slide l'espressione negentropico perché so che sintropico, che sarebbe il contrario di entropico,
È un termine che dà molta uggia al mondo accademico, per cui si irritano subito se uno dice sintropia. Negentropia è più accettabile, allora userò negentropia per non irritare nessuno. Allora, dice un chimico fiorentino tuttora vivente, che io lo ritengo uno dei più dei personaggi più importanti della chimica italiana. Viviamo in un'epoca in cui manteniamo schemi mentali obsoleti di ordine meccanico, mentre abbiamo urgente necessità di categorie interpretative radicalmente diverse, capaci di superare le limitazioni imposte dal modello meccanico. Quindi tutto quello che si è detto fino ad ora è questo: andare oltre il modello meccanico. Quando abbiamo fatto l'incontro a maggio, avevo parlato dei virus, senza fare riferimento necessariamente al Covid, non è questo, però è interessante vedere come anche sul Covid non ci si sia capito sostanzialmente niente, cioè si continuano a usare gli stessi meccanismi di studio che ormai non ci dicono più niente. Allora, sappiamo che un virus ha un capside che riveste poi il virus stesso. Il capside non è il virus, come il LEM degli astronauti che sono andati sulla Luna non è un essere umano. Gli esseri umani stavano dentro il LEM. Quindi il capside è il rivestimento che contiene le proteine, diciamo le proteine cosiddette spike, quelle che poi si agganciano a certi recettori, poi il capside si apre, in qualche modo si scioglie, fa entrare il virus vero e proprio, cioè quel frammento, quella sequenza di DNA o di RNA che il capside porta dentro di sé, e quello va a infettare. Ancora non si è capito se il virus sia un sistema vivente o se sia un sistema non vivente, perché ovviamente è un parassita che obbligato, che se non ha un sistema, un corpo che gli permette la riproduzione, lui di per sé muore, diciamo così, muore, ma in realtà muore, muore se fosse un sistema vivente, sta lì fondamentalmente. Quindi per potersi riprodurre lui ha bisogno di un sistema vivente. E lo fa attraverso dei processi appunto di adesione, penetrazione e perdita dell'involucro proteico, cioè del capside. Ma anche qui, come fa il Covid a riconoscere i recettori ACE2 dei polmoni per poter fare quello che fa? Evidentemente, se io lo considero come un sistema meccanico, non lo so perché. Allora dirò che qualche sfigato se lo becca perché arriva lì e non c'ha modo di poterlo contrastare, e quelli più fortunati invece no. Come se il sistema immunitario non esistesse, come se il corpo fosse un sistema inerte che sta lì a aspettare che i patogeni esterni facciano quello che fondamentalmente fare. Invece si è già detto che in realtà ci sono meccanismi di risonanza che spiegano queste cose. Soprattutto dovremmo tener conto che il virus, come anche altri patogeni, ma il virus in particolare, è un software vero e proprio. Cioè contiene delle informazioni, quindi risponde a delle frequenze. E tant'è vero che vi facevo vedere la volta precedente come nel 2001 un gruppo di ricercatori aveva pubblicato su Nature Biotechnology un lavoro in cui evidenziavano, questi ricercatori, come il virus dell'herpes simplex di tipo 1 risponda alle frequenze, perché hanno spennellato praticamente un cristallo di quarzo con della struttura biologica, ci hanno fatto aderire il virus, questo cristallo l'hanno poi attaccato a un amplificatore, quindi l'hanno trattato, hanno fatto passare delle correnti in modo che questo si mettesse a oscillare e gli hanno fatto fare come se questo oggetto fosse un amplificatore, fino a che il virus non si è staccato. Il che significa che i virus rispondono a delle frequenze. Questo lavoro qua è rimasto nel dimenticatoio fino a oggi e c'è tuttora. Io l'ho scovato perché non sono andato a cercare. Ma non so se vi rendete conto della portata che avrebbe studiare i virus da questo punto di vista, che è completamente diverso da quello di dire uso questi farmaci per cercare di contenere l'effetto che il virus fa, perché al virus non gli fa niente, il farmacologico non gli fa niente nessuno. I farmaci cosiddetti retrovirali non è che agiscono direttamente sul virus, ma sugli effetti che il virus produce, a prezzo di effetti collaterali importanti. Recentemente un gruppo di ricercatori del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Siena ha evidenziato che esporre delle provette
una provetta contenente il SARS-CoV-2 alla luce blu, quindi una luce, queste cose poi chi dice sì, che significa questo, le vediamo, io vi anticipo queste cose, ma poi ve le ridettaglio. Mi scuso se faccio un po' il ballerino, cioè salto da una cosa all'altra, però poi ci si ritorna sopra. Quindi luce che ha delle frequenze ben precise tra 400 e 440 nanometri, sapete che lo spettro del visibile della radiazione elettromagnetica è tra 400 e 700 nanometri. Quindi se il raggio, una provetta contenente un virus, in questo caso il SARS-CoV-2, con luce blu, ha una potenza di 120 milliwatt al centimetro quadrato per un tempo che oscilla tra 15 e 30 minuti, la carica va a zero. Questo fatto avrà un significato? È rimasto così nel dimenticatoio, come tante cose sono rimaste nel dimenticatoio di questa questione del Covid. E si cercano i vaccini, si cercano gli anticorpi monoclonali. Qui a volte abbiamo delle risorse che potremmo utilizzare. Ma cosa vuol dire usare la luce blu? Beh, per esempio, so che ci sono delle strategie terapeutiche, io ve le butto lì. Capisco che qui sembra di parlare di medicina o del futuro o medicina degli stregoni, però ci sono dei vostri colleghi medici che utilizzano laser non di potenza, ma laser con emissione di luce o rosso, giallo o blu per fare trattamenti endovenosi, cioè praticamente l'ago con cui si fa l'endovene invece è collegato a un laser e quindi spara all'interno del vaso sanguigno della luce. La luce blu è battericida. Fare degli studi in questo senso potrebbe essere una grande risorsa dal punto di vista umano verso le persone che sono esposte a patogeni. Quindi avere un tipo di risorsa, studiare questa cosa, perché magari poi si rivela una scienza, ma studiare queste cose e quindi continuare a porre domande alla natura. Se io faccio così, che succede? Anche perché poi la medicina non è scienza, scusatemi se mi permetto, la medicina è empirica, è un'arte. Il medico è un artista, come quando Michelangelo guardava un pezzo di marmo e ci vedeva già la scultura, lui faceva emergere quello che aveva già visto, non scolpiva per fare qualche cosa, ma quello che c'era già nel marmo l'aveva visto, quindi faceva solo emergere ciò che lui vedeva. Mozart, quando componeva le opere, non si metteva al pianoforte e strimpellava per vedere se gli vedeva un'idea, lui la musica ce l'aveva in testa, scriveva sullo spartito direttamente. E il medico fa, secondo me, fa questo. La scienza la usa per tutta una serie di cose, ma nell'ambito scientifico, la medicina non c'ha niente a che vedere perché un sistema vivente è ognuno diverso da un altro. Quindi non siamo dei, anche nei topolini di laboratorio, anche se una mamma fa 100 figlioli, poi questi 100 topolini figli in realtà hanno dei metabolismi che sono diversi l'uno dall'altro. Diverso è il fatto se io prendo una lastra di piombo e la studio. Allora, quando il fisico prende una lastra di piombo e la studio, qualunque lastra di piombo prende è sempre fatta nello stesso modo, ma i sistemi viventi no. Quindi quello che sarebbe importante sarebbe fare un passo ulteriore che ci apra la testa non a standardizzare sempre tutto, ma a essere curiosi, a cercare di capire come funzioniamo e come funzionano le cose che ci sono, che sono intorno a noi. Recentemente, quindi un mese e mezzo fa, sulla rivista Le Scienze, che è l'edizione italiana di Scientific American, è stata fatta una nota in cui veniva enfatizzata una ricerca fatta sul DNA mitocondriale, per cui alcuni ricercatori avevano modificato sequenze di base del DNA mitocondriale attraverso una tossina batterica con l'idea di intervenire su certe patologie che sono di tipo strettamente mitocondriale. Il problema è che noi giochiamo a fare queste cose senza avere la benché minima idea di come, per esempio, il DNA mitocondriale dialoghi con il DNA nucleare. Però siamo in grado di farci dei giochini per cambiare delle basi, metterci qualche altra base che viene dalle tossine batteriche o viene da organismi transgenici, come facciamo negli OGM, senza capire però l'effetto che ci può essere sulla riorganizzazione che provochiamo nel sistema, non solo nel breve termine, ma nel lungo termine.
perché non sempre siamo in grado, anzi quasi mai siamo in grado di prevedere che cosa possa succedere. Noi spesso facciamo delle cose con l'idea giusta anche di cercare di curare delle malattie, ma a volte rischiamo di fare il passo più lungo della gamba, per cui rischiamo poi di creare delle condizioni che invece di dare un beneficio aggravano le condizioni. Quindi, se io introduco in tutti questi discorsi il paradigma biochimico come interpretazione del riconoscimento a distanza, per cui il virus riconosce quello il recettore su cui deve andare perché risuona con la stessa frequenza, ma lo stesso meccanismo chiave serratura che è inspiegabile dal punto di vista chimico, trova una spiegazione rispetto alla casualità per cui ligando trova il recettore giusto che si adatta perfettamente con una chiave, si adatta perfettamente a quella serratura senza alcun riconoscimento preliminare. Se non c'è un riconoscimento preliminare, i due si incontreranno, se va bene, tra 20 anni. È come se io fisso alla stazione di Roma Termini, viola di punta, con una persona che si chiama Giuseppe, che non conosco, e scendo e chiedo a qualunque persona se è Giuseppe. Ci metterò 10 anni per trovare poi Giuseppe. Lo chiamo per telefono e dico dove sei? Tu magari mi dici sono seduto all'edicola di fronte al binario 16, c'ho il cappotto grigio, lo trovo nel giro di un secondo e mezzo, diciamo 20 secondi, tempo ad arrivare. Così funziona il sistema, così funziona il mondo. Allora, io ho usato dei termini che devono essere precisati, ovviamente. Ho parlato di fotoni, ho parlato di quanto di radiazione elettromagnetica, ho parlato di radiazione elettromagnetica. Allora, a questo punto, sia parlare di fotone che di radiazione elettromagnetica, per quanto la radiazione elettromagnetica sia definita già classicamente, però si invoca in qualche modo la fisica quantistica. Allora, noi nell'incontro di maggio avevamo già visto che la fisica quantistica cerca di spiegare come non sia possibile isolare un sistema. Perché? Perché nella fisica quantistica si dà un valore fondamentale, perlomeno al nostro attuale livello di conoscenza, al vuoto quantistico. Il vuoto meccanico è l'assenza di tutto, il vuoto quantistico è la presenza di tutto, soltanto quello che è virtuale. Immaginiamo che il vuoto classico sia una notte buia, ma che più buia non si può, il vuoto quantistico è una notte costellata da flash luminosi, perché la materia e l'antimateria virtuale che costituiscono il vuoto quantistico, ripeto, al nostro attuale livello di conoscenza, se questo modello interpretativo verrà confermato ancora dagli esperimenti che vengono fatti, la materia e l'antimateria, sì, in virtuale, nel senso che non la posso estrarre e trattare come se esistesse per me come fatto tangibile. Quando si incontrano materia e antimateria, sono così felici di incontrarsi che fanno un flash luminoso, sparano due fotoni a 180 gradi, esplode praticamente la materia e l'antimateria, come se facesse un'esplosione, e io vedo un flash luminoso. Quindi, se io posso provare a isolare in meccanica classica un sistema dalle interazioni con altri sistemi, basta che lo allontani tanto da non avere o avere talmente bassa la forza di interazione tra questi, di cui lo posso considerare isolato, in fisica quantistica, se il vuoto permea tutto ciò che mi circonda, non potrò mai isolare un oggetto dal vuoto, per cui non è mai possibile isolare nel senso stretto un sistema. E poi la fisica quantistica cerca di spiegare come il sistema, la materia, si aggrega e diventa cooperativa, perché le nostre cellule sono 75.000 miliardi, ma sono cooperative. Cioè sono sincrone, sono come i metronomi, funzionano nello stesso modo dei metronomi. Cioè si parlano, si sincronizzano, lavorano nello stesso, con lo stesso obiettivo, in modo armonizzato, in modo sincronizzato. Allora, la fisica quantistica quindi si occupa di descrivere il comportamento della materia e della luce in tutti i suoi dettagli, con particolare riferimento alla scala atomico-subatomica. Per questo spesso, quando si parla di fisica quantistica, si parla di fenomeni comunque nell'ambito atomico, molecolare o ancora più sottile. Ricitando Feynman, le cose a una scala molto piccola, quindi sulla scala atomica o subatomica, hanno un comportamento che non ci aspetteremo mai, un comportamento estremamente diverso dalla nostra esperienza diretta.
quindi qualcosa che esce dal nostro senso comune. Pensiamo per esempio al cosiddetto dualismo onda-corpuscolo, cioè il fatto che la materia e la radiazione entrambi si possono comportare sia come onda che come corpuscolo. Cioè, io mi aspetto che la radiazione elettromagnetica, quando accendo una lampadina, io non vedo delle palline, non vedo niente, in realtà vedo qualcosa che si illumina e intuisco, immagino, che questo che si illumina sia provocato da delle onde che si propagano nello spazio. In realtà i fotoni sono nati per dire che la radiazione elettromagnetica sì, può essere fatta di onde, ma anche di particelle materiali, perché a volte la luce si comporta come se fosse fatta di particelle materiali, pur la luce non avendo massa, però si comporta come se fosse una pallina. L'elettrone, che io mi aspetto che sia una pallina, in realtà si comporta spesso e volentieri anche come un'onda. E questa caratteristica è intrinseca. Il dualismo onda-corpuscolo non dice che a volte la particella è un'onda, a volte non è una particella, ma che la doppia natura è intrinsecamente presente nell'oggetto. Quindi un oggetto è intrinsecamente sia onda sia particella. È che quando io lo osservo, quindi quando faccio la misura, sarà un'onda o sarà una particella, però intrinsecamente tutte e due le cose. Così come lo yin e lo yang cinese sono presenti intrinsecamente in un sistema. Il bianco e il nero che si abbracciano, nel bianco c'è una puntina di nero e nel nero c'è una puntina di nero. Stessa cosa. Allora, brevemente, da dove nasce, ora qui faccio scorrere velocemente, l'idea di una fisica che va a spiegare dei meccanismi a un livello che va contro il senso comune. Nasce da... diciamo, in un periodo storico in cui la fisica classica non era in grado di spiegare il comportamento della materia e della luce su scale atomiche e sulle interazioni interatomiche, per cui si parlava di catastrofe atomica e di catastrofe ultravioletta. Allora, vi dicevo prima che per la fisica quello che è importante è far correlare un modello, quindi il formalismo matematico che io metto e i calcoli che posso fare attraverso questo formalismo matematico con i dati sperimentali che io posso avere dal fenomeno che sto osservando e di cui ho cercato di estrarre un modello. Ovviamente catastrofe significa che i modelli che spiegavano determinati fattori, diciamo, legati alla trasmissione di energia sotto forma termica e determinati fattori atomici, non erano, classicamente non erano in grado di spiegare proprio niente, cioè si arrivava a un punto in cui c'erano delle incongruenze e questo faceva decadere tutta l'architettura del modello. Prendiamo per esempio la scomposizione della luce bianca nei suoi sette colori primari. Perché quando la luce bianca va a incidere su un prisma si scinde nei sette colori primari a delle frequenze ben precise? Cioè, se io guardo l'arcobaleno, in cielo vedo che i sette colori sono uno di seguito all'altro, come se formassero un continuum. Ma se io vado in un laboratorio, prendo una sorgente di luce, ci metto un prisma e uso uno spettrometro per vedere le frequenze, vedo delle bande distanziate l'una rispetto all'altra. Perché? Perché ci sono questi salti? E questo è uno dei problemi. Ora io qui faccio scorrere. È uno dei problemi che poi si va a sviscerare, quello che poi fa decadere, diciamo, ci obbliga a introdurre qualcosa di nuovo. Quello che era noto, per esempio, nell'Ottocento è che nel momento in cui io illumino, il fatto di illuminare un oggetto lo riscalda. Per cui questo astronomo, William Herschel, aveva evidenziato che se metteva un termometro a mercurio davanti a uno spettro a luce bianca e lo spostava verso il rosso, il giallo, il verde, il blu, l'indaco, il violetto, eccetera, aveva un aumento di temperatura. Ora, qui vedete, si parla di frequenze, si parla di lunghezze d'onda. Anche qui, nell'immagine precedente, si è parlato di lunghezze d'onda della radiazione nel visibile che va da 300 a 700 nanometri e quindi con lunghezze d'onda ben precise. Allora, ripreciso di che cosa stiamo parlando. Vorrei fare una piccola chiosa, se mi è permesso, nel dire questo. Noi diciamo che il sole illumina, la lampadina illumina, ma lo diciamo perché siamo in grado, come sistemi viventi, di vedere la luce fra 400 e 700 nanometri. E è una piccolissima frazione dello spettro elettromagnetico che raccoglie tutte le frequenze possibili.
Ma noi vediamo fra 400, lunghezza di onda fra 400 e 700 nanometri. E tutto quello che noi vediamo è racchiuso in quella fascia lì. Se noi fossimo ciechi, il sole non dovrebbe, per quanto possa essere caldo quanto vi pare, non illuminerebbe niente. Se noi guardassimo un telescopio non vedremmo niente. Noi vediamo perché possiamo, diciamo, realizzare quello che succede nella nostra retina grazie ai bastoncelli e ai coni che ci sono nella fascia fra 400 e 700 nanometri. Quindi questo è importante sempre averlo presente per non dare mai per scontato. Allora, ricordo che in fisica e in biofisica abbiamo continuamente a che fare con processi oscillanti, e un processo oscillante è un processo che posso descrivere come, per esempio, un pendolo o una sfera che sta girando su sta facendo un moto circolare uniforme. Allora, immaginiamo per esempio il pendolo. Se io prendo un pendolo, lo faccio oscillare e lo illumino dall'alto, vedrò sul tavolo la proiezione dell'oscillazione della pallina che sta alla base del filo del pendolo. E quindi avrò un andamento in su e in giù dell'ombra del pendolo stesso, della pallina che sta scorrendo in su e in giù. Se ci metto un foglio di carta con una penna che segue la proiezione delle oscillazioni del mio pendolo, ho esattamente un comportamento sinusoidale. Quindi riuscire a descrivere in modo semplice i comportamenti oscillanti come onde sinusoidali è una risorsa. Quando parlo di onde, allora, e di fenomeni oscillanti, devo tener conto che utilizzo delle grandezze che mi permettono di descrivere queste onde. Sono la frequenza, cioè quante volte il fenomeno si ripete uguale a se stesso nell'unità di tempo, il periodo, il tempo nel quale un'onda compie un'oscillazione completa, dove frequenza e periodo sono uno inverso dell'altro, la lunghezza d'onda, che è la distanza tra due punti, l'ampiezza, che è la massima variazione di una grandezza. Cioè, come vedete qui, l'ampiezza è rappresentata, il massimo rispetto diciamo, allo zero dell'asse delle ascisse. La lunghezza d'onda è la distanza tra due picchi, l'oscillazione è la frequenza, il numero di oscillazioni, e il mio periodo è il tempo che ci mette l'onda andare fra i due estremi segnati qui con le linee tratteggiate. Ora, tutti i corpi quando sono riscaldati emettono luce, cioè si vede che si riscaldano perché cambiano di colore, e emettono anche calore. Quindi se prendiamo un attizzatoio di ferro e lo mettiamo sul fuoco, la punta comincerà, prima il ferro, sapete, spesso ha un colore scuro, comincerà a diventare rossastro, poi sempre più rosso, rosso acceso, poi se continua a riscaldare, quindi si attizza sempre di più il fuoco, giallo-arancione, e infine bianco-azzurro. Quindi siamo alla massima emissione nel visibile. Se io lo tolgo dal fuoco, piano piano si raffredda, quindi ritornerà facendo alla rovescia tutti i percorsi luminosi, dal bianco azzurro, giallo arancio, al rosso, poi rosso tenue, fino ad arrivare all'emissione termica che io non vedo, ma che posso percepire se ci metto le dita sul mio attizzatore. Quindi i fisici studiavano queste cose qua. Allora, nello studiare l'assorbimento della radiazione da parte di un corpo, Kirchhoff, nella metà degli anni 50 del 1800, ipotizzò un modello di assorbitore perfetto, di emettitore perfetto, che chiamò corpo nero. Ora, l'idea del corpo nero è che sia un corpo nero, cioè che assorbe tutto, ma io posso ottenere un corpo nero anche usando un corpo come mi pare, dove ci faccio un piccolo forellino. Quindi, logicamente, cosa succede? Che quando la radiazione elettromagnetica, la luce, entra all'interno del corpo, rimbalzerà sulle pareti fino a essere completamente assorbita. Se la cavità è ben isolata dall'esterno, a un certo punto si avrà una situazione di equilibrio in cui avremo una temperatura uniforme e un irraggiamento termico verso l'esterno. Allora, i fisici hanno cominciato a farci calcoli per vedere se tutta la teoria che avevano fatto sul corpo nero si adattava con i dati sperimentali. E qui vedete che spostandosi in frequenza, quindi diminuendo o aumentando la frequenza, io ottengo una distribuzione di intensità della radiazione che è funzione anche della temperatura a cui il corpo viene riscaldato dall'irraggiamento stesso.
La cosa che però era straordinaria, nel senso che creava una catastrofe assurda, è che, ora questo sembra la rovescia, ma qui si sta parlando di lunghezza d'onda in questo caso, perché qui si parla di frequenza, quindi siccome la frequenza è l'inverso della lunghezza d'onda con la costante di inversione che è la velocità della luce, quindi ottengo lo stesso risultato semplicemente parlando di lunghezza d'onda. Quindi quando io vado a lunghezze d'onda piccole, quindi si va nell'ambito del violetto, dell'ultravioletto, e quindi finché rimango nel visibile, la teoria che era stata fatta da parte di Wien spiegava perfettamente bene, era un perfetto accordo il dato sperimentale con il dato teorico di quello che mi aspetto della distribuzione dell'intensità di energia rispetto alla lunghezza d'onda a seconda delle varie temperature. Ma quando si arrivava a 5000 Kelvin a livello teorico, quindi si arrivava sulla frequenza sulla lunghezza d'onda o sulla frequenza di Higgs Boltzmann dell'ultravioletto, in realtà l'equazione creava un problema perché andava all'infinito. Quindi creava una sorta di crisi, di buco nero. E lì veramente diventava impossibile capire perché c'era questa discrepanza tra un dato sperimentale. A 5000 gradi Kelvin il sistema continua ad avere la sua distribuzione simile a quella a temperature più basse, mentre a livello teorico no. Per questo fu chiamata la catastrofe ultravioletta. La grande rivoluzione e la grande intuizione l'ha avuta Planck, perché ha ipotizzato di introdurre nel modello il fatto che il sistema, quindi il mio corpo nero, fosse un assorbitore in cui il sistema stesso fosse fatto da oscillatori. Quindi quando la radiazione veniva assorbita, questi si mettevano a oscillare. Quindi, diciamo, ipotizzò che queste oscillazioni fossero, l'energia fosse liberata in pacchetti discreti, fosse assorbita e liberata in pacchetti discreti, cioè facesse dei salti, non ci fosse un continuo rilascio o assorbimento di energia come si crede classicamente, ma ci fosse la necessità di introdurre l'idea che l'energia fosse assorbita o rilasciata facendo dei salti, dei quanti, dei salti. E introdusse quindi l'idea che l'energia non fosse liberata con continuità, ma facendo proprio dei salti. Cosa che a lui gli rompeva altamente le scatole, ma le cose tornavano perfettamente. Quando pubblicò il lavoro, tanti storsero la bocca, però le cose tornavano. Poi alla fine una teoria viene acclarata perché tornano le cose. Nel momento in cui io faccio le misure sperimentali e vedo che, per quanto mi possa non piacere, ma le cose tornano, quindi logicamente si prende in considerazione. E quindi ipotizzò che esistesse una relazione tra la frequenza e l'energia, ma in realtà questa equazione poi la scrisse Einstein, quando poi quel lavoro che lui ha fatto gli è valso il premio Nobel. Quindi la costante di Planck, che è stata chiamata così in onore proprio di Planck, che ha avuto questa intuizione, rappresenta l'azione minima possibile sul sistema e descrive il fatto che l'energia e le grandezze fisiche, come quantità di moto, momento angolare, non evolvono con continuità, ma fanno dei salti. Cioè sono quantizzate, per cui si parla di quanto, quantizzazione, fisica quantistica. E quindi diciamo che H o H tagliato, quella forma ridotta, la costante di Planck, diventa il termine di riferimento dei salti di energia, per cui le relazioni che si possono scrivere sono in genere multipli della costante H. Ora, vedrete che in alcune slide ci sono delle relazioni matematiche, voi fregatevene, io le metto semplicemente perché per me è importante che voi sappiate che quello che vi dico ha una base anche teorica. La parte quindi formale non la considerate, considerate solo l'aspetto interpretativo di quella parte formale. L'altra cosa, poi magari facciamo una pausa perché forse sarete anche corti, magari facciamo una pausa di 3-4 minuti anche per prendersi un caffè, però brevemente vi dico. L'altra cosa era il modello atomico. Il modello atomico inizialmente era stato pensato come un panettone, quindi il modello di Thomson, c'è un nucleo, l'atomo è in realtà un
campo di un'unica carica, una grande carica positiva, dove dentro ci sono come canditi gli elettroni. Poi fu sostituito dall'atomo di Rutherford, in cui il nucleo stava al centro e gli elettroni ci giravano intorno come gli atomi girano intorno al Sole. Questo modello però non funzionava perché, per quanto fosse carino e per certe cose potesse anche andare bene, in realtà, siccome si parla di cariche elettriche, non di masse neutre, quando una carica elettrica fa un moto circolare, significa che continuamente cambia la sua velocità come vettore. Capisco che magari qualcuno ti fa: ma che sta dicendo questo? La velocità viene espressa, si chiama un vettore, perché non conta solo il modulo, cioè a quanto uno va veloce, ma anche la direzione e il verso. In un moto circolare, direzione e verso cambiano. Questo continuo cambiare produce un nuovo vettore che va verso il centro della curva che io sto facendo, che si chiama accelerazione. Quindi la variazione di velocità come vettore comporta un'accelerazione. Quindi i miei elettroni continuamente accelererebbero o anche decelererebbero. Nello studio dei fenomeni legati all'accelerazione o alla decelerazione di cariche elettriche, una carica che accelera o decelera emette radiazione. Quindi perde energia. Quindi vorrebbe dire che se il modello fosse vero, gli elettroni sarebbero schiantati sul nucleo nel giro di poco tempo. Quindi questo modello non poteva essere vero. Allora, fu grazie proprio all'intuizione di Bohr, che quindi andava di pari passo con l'intuizione di Planck per il corpo nero, fu ipotizzato che gli elettroni fossero distribuiti su livelli energetici quantizzati, cioè messi come se per andare da una parte all'altra dovessero fare dei salti. Il che vuol dire che se io prendo l'atomo di idrogeno, come vedete qua, l'atomo di idrogeno ha un nucleo centrale, l'elettrone nella prima orbita, mettiamola così, livello energetico libero, che è il livello fondamentale. Io, se faccio incidere della radiazione, comunque fornisco energia a quest'atomo, l'elettrone che fa? L'elettrone non fa niente a meno che l'energia che io fornisco non sia pari al salto di livello tra il livello fondamentale e il primo livello. Allora, se l'energia è esattamente di quell'ordine, l'elettrone salta dal livello fondamentale al primo livello eccitato e poi, quindi assorbe energia, poi siccome quello non è un livello stabile, torna al livello fondamentale, quindi emette energia, emette la stessa energia che ha ricevuto, la ributta fuori, se è radiazione elettromagnetica, spara radiazione elettromagnetica e torna a livello fondamentale. Quindi, in questo modo si capisce come c'è un'evoluzione rispetto all'idea delle orbite, per cui abbiamo dei livelli energetici e gli spostamenti di un elettrone tra un livello e un altro sono legati solo al fatto che l'energia gli permetta di fare un salto fra quel livello e quello successivo. Se l'energia è inferiore, l'elettrone non si sposterà mai dal suo livello. E vabbè, qui sono riportate le stesse cose che potete vedere. Per finire, poi facciamo la pausa. Tutto questo fu risintetizzato da Einstein nel discorso dell'effetto fotoelettrico, cioè il fatto che quando della radiazione elettromagnetica, quindi della luce, va a colpire un certo materiale, vengono emessi degli elettroni. Perché questo accada, necessariamente devono avvenire delle cose. Cioè, io sparo della luce su del materiale e emetto degli elettroni. Ma perché esiste una soglia? Cioè, al di sotto di questa soglia, quello che si chiamano i fisici all'inizio del Novecento, al di sotto di questa soglia non succede nulla. Se supero quella soglia, invece cominciano a uscire elettroni dal mio materiale. E questo indipendentemente dal materiale, ma soprattutto indipendentemente dal fatto che io quella radiazione, se è sotto soglia, la posso mettere con l'intensità che mi pare, ma non succede niente. Fu Einstein a spiegare questa cosa dicendo appunto che se l'energia non è sufficiente a far fare il salto di livello degli elettroni, o meglio addirittura a ionizzarli, quindi farli fare il salto e portarli fuori, allora logicamente non succede niente. E quindi voleva dire che la descrizione era quella di Bohr risultava corretta. Gli atomi, secondo questo modello interpretativo, sono distribuiti secondo livelli energetici. Quando la radiazione arriva, questa permette
agli elettroni se l'energia che gli fornisco con la luce, con cui il raggio, con la radiazione elettromagnetica, con cui il raggio immateriale è sufficiente a farlo schizzare fuori dall'atomo, questo gli elettroni usciranno, altrimenti rimangono all'interno. Questa spiegazione di Einstein, del modello dell'effetto fotoelettrico, gli è valsa il premio Nobel. Quindi Einstein non ha avuto il premio Nobel per la relatività, perché è successiva, ma l'ha avuta per l'effetto fotoelettrico. Poi il premio Nobel in un determinato settore viene dato solo una volta. Marie Curie è stata l'unica donna a avere due premi Nobel, è stata l'unica persona, oltre l'unica donna, a avere due premi Nobel, perché l'ha avuto uno per la chimica e uno per la fisica. Einstein l'ha avuto su questa cosa, è lui che ha introdotto l'equazione E uguale a HN, che è appunto quell'equazione che lega la frequenza di un certo processo all'energia che viene fornita o liberata. Allora, io adesso, se siete d'accordo, farei una pausa di 3 minuti e ci risentiamo. Sono le 15:19, alle 15:22, 15:25 al massimo. Grazie. Grazie a lei, credo che non mi sente ancora, però ci sentono tutti i nostri discenti. Allora interrompiamo questi 5 minuti e vediamo con il professore, tra l'altro, se riusciamo anche a recuperare il fatto che lui senta noi. Quindi ci vediamo tra breve. Senta, come io. No, può essere, non lo so, perché io qui non lo vedo. No. E allora. Già un attimo, stanno facendo le prove per l'audio, un attimo solo, mi sono preallertato Aspetta, perché ma questo gioco. ora sento parlare nella nocchia. Sento no, io Giorgio sono a casa Terziani. mia, io no. Dai, ciao, Mi può darsi? allora sì, lo sento, ora lo sento. Il microfono del computer non è al massimo, è a 3/4, diciamo. Provi a riaccendermi un attimo la webcam. Allora, un attimo solo. L'ho fatto, non so se io non vedo nulla, eh. Ah, quindi ok, quindi rifaccio quello che ho fatto prima. Ok. L'importante è che lei abbia
Eccoci qui di rientro. Allora, adesso c'è un attimo di suspense per vedere se il dottor Paoli ci sente. Quindi lo invitiamo ad accendere il microfono e anche la webcam. Abbiamo Ilaria che ci sta facendo gentilmente da tramite qualora lui non mi sentisse. E attendiamo anche da lei qualche notizia. Ah, ok. Dottor Paoli, mi sente? Pronto, mi sente? Allora, abbiamo... Purtroppo non sente, va bene, dobbiamo continuare come abbiamo fatto prima, sempre con la tua gentile, come dire, con la tua gentile collaborazione, gli dirai quando siamo pronti. Allora, senti, Ilaria, vorrei sentire la tua voce, Ilaria? Sì, ora ecco. la sento anche sulla vostra. Benissimo, dottor Paoli, sono molto contenta che adesso ci sente. Allora, meno male. Io direi, se dovesse partire la webcam, bene, altrimenti non fa niente. Le faccio subito la condivisione dello schermo che avevo ripreso, in maniera tale che rivediamo il suo. Sì. E io non so... che in realtà sì, ho fatto un errore di vado a recuperare. Non so gli studenti, insomma le persone presenti in aula che se sono sconvolte dalla io mi rendo conto che magari sto affrontando argomenti che possono essere anche uggiosi, però per me era importante perlomeno nella prima parte dare dei termini di riferimento che fossero quelli si sta parlando, cioè perché si parla di queste cose, che motivo c'è, ecco. Quindi anche certo. Se può essere stato, però ecco, chiaramente facendo la distanza è anche difficile, io sono abituato a guardare le persone in faccia, quindi posso vedere, quindi anche per capire se spingere tutta una cosa su un'altra, eventualmente guarda, chi fosse disponibile. Le posso dire che non ci sono commenti, diciamo, di tipo... di persone che non comprendono bene certe cose, intanto lo scrivono sempre, a noi ci scrivono sempre tutto, c'è molta ecco. Attenzione e questo lo vediamo dal fatto che non ci sono segnali che il computer ci ridà di distrazione, cioè di chi si allontana dal PC, quindi questo le posso dire, c'è molta attenzione. Va bene, allora io spero che l'attenzione rimanga perché capisco che comunque è una serata un po' impegnativa per tutti. Va bene, allora io posso ripartire? Assolutamente sì, la sentiamo, non la vediamo, ma la sentiamo bene. Perfetto, benissimo. Allora, per finire il discorso sulla... per finire il discorso che si faceva prima sull'effetto fotoelettrico, eccetera, soprattutto sulla radiazione elettromagnetica, arrivo alla fine per dirvi quindi che cos'è quindi la radiazione elettromagnetica? Intanto un sistema, voi avete sentito parlare di stati eccitati, stati ionizzati. Che cosa significa allora a questo punto, avendo il modello di Bohr dell'atomo con livelli energetici? Che quando una, diciamo, io fornisco energia a un atomo, se questo atomo assorbe tutta l'energia è sufficiente a far uscire l'elettrone dall'atomo stesso, allora parlo di stato ionizzato, quindi con perdita di uno o più elettroni, e altrimenti se è l'energia è sufficiente a farlo saltare su livelli eccitati, allora sarà uno stato eccitato, cioè l'elettrone salterà su un livello diverso da quello fondamentale, quindi sul livello superiore, e poi si diseciterà tornando al livello fondamentale. Per cui quando noi parliamo di ioni,
parliamo di elementi atomici o molecolari che hanno subito questo processo in cui uno o più elettroni sono stati persi, o addirittura, quindi in questo caso parliamo di cationi, o uno o più elettroni sono stati acquisiti, come negli anioni. Ora, vabbè, qui c'è la foto del convegno Solvay, dove qui c'era tutto il gota dei fisici europei dell'epoca, veramente questa è una foto che rappresenta proprio lo spaccato di tutte le migliori menti che c'erano a disposizione in quel momento, erano riunite a discutere di queste cose e discutevano con enfasi, con entusiasmo, anche con grinta. Allora, quindi, che cos'è la radiazione elettromagnetica? La radiazione elettromagnetica è la forma di energia associata alla propagazione del campo elettromagnetico. Allora, che cos'è il campo? Intanto il campo è un modo con cui noi descriviamo come un oggetto, per esempio una carica, perturba lo spazio, a prescindere dalla presenza di altri corpi intorno a lui. Allora, un campo elettrico è la perturbazione dello spazio prodotta da una carica statica che sta lì. Una carica elettrica, quindi una carica dotata di questa qualità di produrre elettricità, genera, perturba lo spazio circostante creando un campo elettrico. Il campo magnetico invece è l'effetto di perturbazione nello spazio prodotto dalla stessa carica che si muove di modo rettilineo uniforme, quindi a velocità costante, quindi temporalmente invariante. Quindi campo elettrico e campo magnetico sono generati, uno il campo elettrico dalla carica che si muove, che sta ferma. Se la carica si muove oltre al campo elettrico, viene generato anche un campo magnetico. Però finché si rimane in un ambiente in cui il tempo non cambia, per cui è temporalmente invariante, quindi abbiamo a che fare con correnti o con cariche statiche, quindi in cui non c'è una variazione significativa a livello temporale, quindi sono temporalmente invarianti, i campi sono fra loro indipendenti, quindi esiste il campo elettrico e esiste il campo magnetico. Ma se noi introduciamo la componente temporale e quindi facciamo in modo che le cariche si muovano di modo uniformemente accelerato, quindi accelerino o decelerino, quindi non siano più ferme o si muovono di modo costante, ma abbiano una variazione temporale in cui la componente temporale gioca un ruolo dominante, quindi c'è una variazione di velocità, allora a quel punto i campi si intrecciano, fanno una sorta di entanglement a tutti gli effetti, non è più possibile considerarli indipendenti, ma questi si intrecciano in modo indissolubile e si parla di campo elettromagnetico. Quindi un campo elettromagnetico è un campo generato da cariche, per esempio ioni, prendiamo il potassio, il sodio, che si muovono all'interno di comparti cellulari o da ambiente extracellulare o intracellulare, si muovono costantemente con accelerazione e decelerazione, non è che stanno fermi o viaggiano a velocità costante, sono costantemente sollecitati dagli altri elementi presenti a accelerare o decelerare, quindi generano dei campi elettromagnetici specifici di quel particolare elemento. Quindi un elettrone genererà un campo elettromagnetico specifico, se va di modo accelerato, uno ione sodio, un ione potassio, un campo elettromagnetico specifico, avrà delle frequenze di riconoscimento specifiche, e via dicendo. E si rappresenta in genere con questo intreccio dell'onda elettromagnetica che si propaga alla velocità della luce. Vi vorrei a questo punto parlare di cosa c'entrano tutte queste cose in relazione a quello di cui vorrei parlare oggi, quindi sollecitare la vostra curiosità da questo punto di vista. Allora, noi si è visto fino adesso che la risonanza è fondamentale per spiegare i processi che avvengono a livello biologico, a livello fisiologico anche, di come un ligando si lega a un recettore, di come un virus può aggredire un altro recettore, di come le reazioni possono essere guidate attraverso meccanismi di risonanza. Si è parlato di campi elettromagnetici e di fotoni. Se questo succede in un sistema evento, si parla di biofotoni, che sono generati a livello biologico. Allora, cominciamo a fare qualche ulteriore salto, diciamo, a quantizzarci un pochino di più,
e fare un ulteriore passo verso le sorprese del rimanere a bocca aperta. Forse tanti di voi queste cose le conoscono, magari alcuni no, per cui le ripeto. Era noto fin dall'inizio del Novecento che i sistemi viventi potessero emettere della radiazione elettromagnetica, erano i famosi segnali di Gurwisch, lui l'aveva visto con le piante, ma Popp, fisico tedesco morto recentemente, negli anni 80 ha fatto degli esperimenti in cui ha messo in evidenza che cosa. Lui inizialmente aveva preso due provette di sangue, le aveva tenute vicine ma isolabili, cioè messe in condizione di non essere contaminate da niente, e una delle due però l'aveva contaminata con dei patogeni, per cui quel sangue aveva risposto attivando una serie diciamo, di anticorpi, eccetera. E quindi quello che aveva notato però è che quella provetta, fra virgolette, malata, va bene, quello se era malata, ma si stava ammalando anche quell'altra provetta messa a distanza. Interponendo un setto di separazione, invece la provetta smetteva di essere malata, quella sana, fra virgolette. Allora voleva dire che c'era un processo di comunicazione. Ora, detto così, sembra di parlare di roba esoterica. In realtà, ripetendo l'esperimento usando per esempio delle colture cellulari, quindi una petri dove c'è un terreno di coltura delle cellule, ci mettiamo per esempio dei virus oppure un veleno chimico oppure lo irraggiamo con della radiazione ultravioletta. Se la petri è fatta di quarzo e la coltura cellulare invece sana, anche lei si trova in una petri di quarzo, e fra i due viene interposto un setto di quarzo, cos'è che succede? Che se la mia coltura cellulare di sinistra, quella che io ho trattato, irraggiato, ho infettato in qualche modo, ho trattato con dei patogeni, subisce dei danneggiamenti, anche la seconda coltura cellulare, il secondo campione, subisce dei danneggiamenti come se fosse contaminato. Se invece metto un setto di vetro, questo non. Che cosa vuol dire quindi? Vuol dire che i sistemi viventi sono in grado di produrre dei segnali, e che sono segnali elettromagnetici, quindi fenomeni di eccitazione, disercitazione, movimenti di cariche che si muovono in un certo modo, caratteristici, ma tali, soprattutto in un sistema che subisce delle aggressioni patogene, da creare delle anomalie. Allora, ritorniamo alla cosa che vi ho detto senza farvela vedere, però ve l'ho cercata di descrivere, dei metronomi che sono messi sopra le lattine o ritornano sul tavolo. Se li metto sopra le lattine si sincronizzano, se li rimetto sul tavolo si disincronizzano. Allora, cosa succede in questo caso? Se io creo in un certo sistema, quindi la mia coltura cellulare campione numero uno, un ambiente tossico, tra virgolette, la sua modalità di esprimere segnali sarà una modalità alterata rispetto alle condizioni ordinarie. Quindi è come rimettere i metronomi fuori sincronia, rimetterli sul tavolo. Creerò una sorta di disincronia per il campione 2, dove c'è la coltura cellulare sana, quindi non contaminata. Quando gli arrivano queste informazioni, creano una mancanza di sincronizzazione, una mancanza di armonizzazione nel campione stesso, e il campione tende a rispondere come se lui fosse direttamente a contatto con il patogeno, con la radiazione ultravioletta o con il veleno chimico. Questo è importante perché non si sta parlando di esoterismo, questa è fisica al massimo livello. Perché Popp aveva costituito un gruppo mondiale fatto da 52-54 laboratori, tra cui c'erano anche degli italiani, e è veramente importante perché ci fa vedere che in realtà i nostri sistemi sono comunicanti, le nostre cellule comunicano e noi stessi comunichiamo in qualche modo con l'ambiente che è intorno a noi, cioè emettiamo dei segnali che possono essere percepiti o meno. È noto, per esempio, che donne che vivono insieme per tanto tempo spesso tendono a sincronizzare il ciclo, e quindi il momento di ovulazione è il momento del ciclo. Questo non è una cosa esoterica, è una cosa che riguarda come noi funzioniamo.
Quindi questo secondo me è fondamentale da tenere conto. E proprio per capire che non vi sto dicendo cose esoteriche, qui ci sono alcune delle pubblicazioni fatte nel corso degli anni, sono solo alcune, se le andate a cercare sono centinaia, e si va dagli anni 50 fino agli anni 2000. Quindi vedete, tra l'altro ci sono alcuni italiani, Pistolfi, Musumeci, e soprattutto Musumeci, che il suo gruppo a Catania ha lavorato parecchio sulla luminescenza ritardata e sui biofotoni, che appunto si chiamano biofotoni proprio perché sono emessi dal sistema di Venn. Quindi questo l'abbiamo detto sulle risonanze, però quello che mi interessa sottolineare ancora è che il discorso dei meccanismi di risonanza non è una scoperta degli ultimi anni, anche se negli ultimi anni questa cosa è stata enfatizzata, è stata sviscerata, è stata analizzata, è portata magari all'attenzione dell'ambito accademico, del mondo della ricerca, anche con tante difficoltà, perché per tanti accademici queste sono tutte barzellette. In realtà la storia è molto più antica, perché Lakoski, russo ma naturalizzato francese, fisico, chimico e matematico, aveva avuto delle intuizioni, si parla della diciamo seconda metà degli anni 20 del secolo scorso, in cui lui diceva che ogni cellula vivente è costituita essenzialmente da un filamento nucleare immerso in una massa di protoplasma. Il filamento nucleare non era altro che il DNA, di cui ancora non c'era la benché minima idea che esistesse. Però lui già aveva un'intuizione in questo senso e lo paragonava quindi agli elementi di un circuito oscillante di piccolissima lunghezza d'onda. Poi lo vediamo, il circuito oscillante in relazione al DNA. E lui diceva, infatti, il filamento formato da un tubo di materiale isolante riempito da liquido salato conduttore è assimilabile a un circuito aperto che possiede autoinduzione e capacità. Questo lo vediamo, non vi preoccupate se non capite questo linguaggio, ma dopo lo vediamo. Quindi è capace di oscillare, l'oscillazione cellulare specifica della vita. E ribadendo questo concetto, una cellula normale è in equilibrio oscillatorio e tende a conservare questo equilibrio. Una cellula malata è in disequilibrio oscillatorio sotto l'effetto di forze esterne, onde per esempio, e lo studio che avete visto prima di Pop dice la stessa cosa, e l'arte di conservare la salute è quella di mantenere l'equilibrio oscillatorio cellulare nelle condizioni, diciamo, armoniche, ordinarie. Allora, lui ha fatto anche un esperimento che è famoso, quello dei gerani. Ha preso sei vasi di gerani e gli ha messo a tutti e sei il bacillo tumefaciens, cioè il batterio che è un batterio particolare che uccide i gerani, è una sorta di cancro alla pianta, ma con la pianta muore. A una di queste piante aveva messo però, con una bacchetta di legno inserita nel terreno, un anello che non si richiudeva su se stesso, ma che creava un leggero dislivello, lo vedete, che non si richiude su se stesso, creando un meccanismo fisico di autoinduzione. Allora, la cosa che lui ha riscontrato è che tutte le altre piante sono morte, tranne quella che aveva questo dispositivo, che non era altro che un anello di rame. Era solo un anello di rame. E a distanza di anni, le piante erano continuate a essere morte, non si erano mosse da lì, quest'altra era cresciuta, è diventato un geranio pazzesco. Con un'altezza difficile anche da ottenere normalmente. Quindi questo per dire come in realtà certe intuizioni di oggi non sono delle novità, ma sono qualcosa che qualcun altro aveva già ipotizzato e anche magari visto sperimentalmente magari 70, 80 o 100 anni fa. Adesso, andando ancora avanti, noi abbiamo detto che il vuoto è presente nell'ambito della fisica quantistica perché fa sì che il sistema interagisca con questo e non sia isolabile. Però la presenza del vuoto crea anche delle fluttuazioni, quindi fa sì che si dice al nostro attuale livello di conoscenza che il vuoto quantistico fa sì che la materia sia continuamente in movimento, anche se poi questa cosa non è proprio necessariamente vincolata al vuoto, ma vedremo alla fine che è legata al principio di indeterminazione di Heisenberg. Ma la cosa interessante che è da osservare è che gli oggetti fluttuano l'uno separatamente rispetto agli altri o si possono trovare le accordature di fase come fanno i nostri metronomi nella cosa che vi ho descritto.
perché se le fluttuazioni del campo elettromagnetico, per esempio generato dal vuoto, e quelle della materia iniziano a interagire fra loro, può accadere che si verifichino condizioni di coerenza di fase. E allora vedremo fra poco che l'acqua ha proprio questa caratteristica particolare per cui si formano dei domini cosiddetti di coerenza proprio grazie alle interazioni tra il vuoto, il campo elettromagnetico generato dal vuoto, e le oscillazioni delle molecole, degli elettroni delle molecole di acqua. Dove ricordo che coerenza, mentre nella logica la coerenza significa dire delle cose che non siano in contraddizione, che non si possa avere, diciamo che non vadano in contraddizione, ma lo possiamo usare anche nel paradigma scientifico, cioè un qualche cosa che noi sviluppiamo non dovrebbe contraddire il paradigma stesso. In fisica però l'idea della coerenza va molto più in là, è la proprietà di andare all'unisono, cioè di essere in accordatura di fase, esattamente appunto come un protone che si muove o come un corpo di ballo che sta danzando. Quindi, tra l'altro, l'idea del corpo di ballo permette di avere l'idea dell'armonia, mentre nel protone del marcio c'è solo l'idea di una sincronia nei movimenti. Allora, queste le abbiamo già dette. Quindi ricordo che il nostro sistema è un sistema che riceve continuamente dall'esterno informazioni, che traduce in processi biochimici, che sono però mediati da meccanismi di risonanza che permettono che quelle reazioni chimiche avvengano esattamente come devono avvenire. Quindi avvengano nel posto giusto, al momento giusto, e che siano perfettamente sincronizzate nello spazio e nel tempo. Quindi le mie 100.000 reazioni al secondo, grazie a questi meccanismi di risonanza coerente, si sviluppano rimodulandosi continuamente in funzione appunto di quello che io mangio, di quello che io penso, perché la psiconeuroendocrinologia ci insegna anche che ciò che io penso ha una traduzione fisiologica nei processi. E quindi se io riesco a mantenere una situazione sincronica e armonica, questa sia per un organismo vivente la condizione di buona salute. Invece nel momento in cui io creo delle disarmonie, quindi creo delle anomalie, dei punti di rottura nella sincronia, quella può diventare una condizione che può portare alla malattia dell'organismo vivente se l'organismo stesso non è in grado di porre rimedio. E allora Paolo Bellavite, medico dell'Università degli Studi di Verona, in una sua pubblicazione ha detto una cosa che io trovo interessante: la malattia causa o può essere causata da un'interruzione dei processi di comunicazione all'interno del circuito funzionale dell'organismo. Quindi una perdita in prima approssimazione di sincronia e disarmonia. Quindi un disordine locale si ripercuote sempre in misura maggiore o minore sul resto del sistema. Teniamo conto che il nostro corpo sa cosa deve fare, le nostre cellule dialogano. Quindi le mie cellule epatiche sanno esattamente cosa stanno facendo le celluline che stanno sulla punta dell'alluce del mio piede destro. Ma, ripeto, non sto parlando di cose esoteriche, sto parlando di fisica, cioè di comunicazione a distanza che sono modulate attraverso processi spiegabili, sperimentabili dal punto di vista fisico. Ora, facciamo un passo che ci riporta un attimo al discorso della termodinamica. Allora, vi ricordate che ho fatto il discorso del corpo nero, chiaramente un sistema, il corpo nero è una idealizzazione, noi siamo dei corpi grigi, fra virgolette, cioè assorbiamo ed emettiamo, ma non assorbiamo e basta, lo può fare il corpo nero. Quello che è interessante è vedere lo spettro della luce solare all'interno della distribuzione delle frequenze, quindi ho delle lunghezze d'onda, e vedete che la maggior parte coinvolge la parte rossa e la parte gialla dello spettro, che vuol dire che noi, diciamo, siamo molto più sensibili ed emettiamo molto di più nell'ambito dell'infrarosso, non dell'ultravioletto. Per questo quando noi mettiamo una mano vicino alla mano di un'altra persona, anche a distanza di 5 cm, l'altra comincia a sentire calore, perché noi emettiamo nel tempo, proprio per questo motivo. Allora, la termodinamica
che cos'è? È la branca della fisica che studia la dinamica dei sistemi provocata dalle variazioni di temperatura. Quando io studio queste cose, io soggetto impersonale ovviamente, introduco un concetto, cioè quando io guardo i gas oppure un liquido di cui posso immaginare che in certe condizioni abbia una struttura abbastanza ordinata, per esempio l'acqua in un contenitore, in un recipiente, poi riscaldo il recipiente, la dinamica conseguente dal riscaldamento, perché la temperatura è comunque una forma di energia, quindi l'acqua riceve questa energia, comincia, le molecole cominciano a muoversi, ad agitarsi, si crea l'acqua che bolle e si crea un sistema fondamentalmente disordinato. Allora, viene introdotta una variabile, io la introduco così, senza usare nessun tipo di formalismo, la variabile si chiama entropia, che viene spesso associata alla mancanza di ordine di un sistema, per cui i processi dinamici legati a meccanismi di scambio termico sembrano avere una base molecolare caotica, e questa mancanza di ordine la chiama entropia. Quindi sistemi disordinati vengono definiti sistemi con alta entropia, sistemi ordinati sono sistemi con bassa entropia. Quello che è importante è questo: il secondo principio della termodinamica stabilisce che il grado di disordine di un sistema isolato, che quindi non scambia niente con l'ambiente circostante, quindi il grado di disordine, cioè l'entropia, aumenta in modo irreversibile, tende nel tempo ad aumentare in modo irreversibile. Fino a che non è raggiunto l'equilibrio termico, ma quando si raggiunge l'equilibrio termico di un sistema vuol dire che tutto è immobile, tutto è fermo, c'è la morte termica, diciamo così. Ora, quello che è importante è che il sistema vivente non è un sistema isolato, è un sistema termodinamico aperto, quindi scambia materia e energia con tutto l'ambiente circostante. Però noi sappiamo che le trasformazioni che avvengono nei nostri sistemi viventi tendono inizialmente verso un massimo di entropia, cioè un massimo di disordine, ma un disordine non va avanti indefinitamente, perché se andasse avanti indefinitamente il sistema evolverebbe verso uno stato in cui tutto si immobilizza e quindi si muore. In realtà cosa succede? Che a un certo punto questo disordine, per quanto sia marcato, attiva gli apporti di energia che possono arrivare al sistema dall'ambiente circostante, per esempio, che creano una nuova situazione in cui il sistema si riorganizza. Quindi per quanto inizialmente ci fosse un disordine, il passaggio successivo è che grazie a questi apporti che ci sono, il sistema si riorganizza e quindi non si crea alcuna contraddizione con la seconda legge della termodinamica nei sistemi viventi, perché si dice appunto che se è vero che l'entropia inizialmente aumenta, come dice il secondo principio, perché però è applicato a sistemi isolati e il sistema vivente non è un sistema isolato, ma è un sistema aperto, e in realtà il sistema stesso è in grado di, grazie all'energia che arriva dall'esterno, di ridurre l'entropia del sistema stesso, perché glielo fornisce l'ambiente esterno che aumenta il suo disordine, e quindi complessivamente tutto torna e il secondo principio della termodinamica è salvo. Però qui si fa solo un gioco matematico alla fine, si fanno tornare le cose per non entrare in contraddizione, non creare una nuova catastrofe. Ma c'è un passo avanti che è importante da considerare ed è legato proprio all'idea di Prigogine delle strutture dissipative, perché il sistema vivente è un sistema capace, qualunque sistema vivente, di ritrovare un ordine lontano dall'ordine, proprio perché è una caratteristica delle strutture dissipative. Allora, andiamo avanti qua. Questo significa che quando io allontano un sistema vivente dalla sua condizione ordinata e quindi l'entropia di questo sistema tende a crescere, si attivano dei meccanismi che io ancora non so definire perché avvengano. Gli posso dire che gli fornisce l'ambiente circostante, ma è insoddisfacente perché
perché li fornisci, sotto che termini, per far tornare il bilancio energetico dal punto di vista del secondo principio, ma servivano delle tariffe per cui si aprono delle nuove opportunità, per cui il sistema vivente riduce l'entropia e trova nuovi stati di equilibrio. Quindi nell'instabilità termodinamica dell'aumento di entropia divengono accessibili stati che permettono l'evoluzione del sistema verso questi stati. Questa cosa è stata messa in evidenza da Prigozhin e ha avuto il premio Nobel, Prigozhin chimico. E quindi lui ha sviluppato molto queste cose qua. La domanda però è: com'è che un sistema riesca a fare questo gioco? Tenendo conto che il concetto di ordine e disordine, come si diceva, della particella corpuscolo o dello yin e dello yang, sono complementari, cioè l'uno non può esistere senza l'altro, sono intrinsecamente presenti. Ed è proprio perché il sistema è in grado di auto-organizzarsi che sa bilanciare l'ordine e il disordine. Uno dice, ma il disordine è sempre associabile a qualcosa che non va bene, l'ordine a qualcosa che va bene. Non è vero niente, perché per esempio anche acido e base si associano spesso, l'acido è ciò che è cattivo, la base è ciò che è buono. Un corpo acido è un corpo che si ammala, un corpo alcalino no. No, non è vero, ci deve essere un bilancio tra acido e alcalino. Il sangue ha un pH di 7,4, 7,3 è letale, 7,5 è letale, è sempre nell'ambito dell'alcalino. E ci sono alcune zone del nostro corpo che devono stare in un ambiente acido e altre devono stare in un ambiente alcalino. Si dice antiossidante è buono, ossidante è cattivo. No, perché deve essere un bilancio perfetto fra l'uno e l'altro. Le reazioni ossidoriduttive creano questa condizione di complementarietà. Quindi non esiste il buono e il cattivo, esistono entrambi che sono funzionali al corretto funzionamento armonico del sistema. Quindi ordine e disordine sono complementari. Tant'è vero che proprio Bistolfi, negli anni 80, nel suo libro Radiazioni non ionizzanti, ordine e disordine delle due strutture, aveva evidenziato come se io attraverso un campo magnetico statico riorganizzo i mitocondri in una cellula, che sono distribuiti apparentemente a caso, quindi in modo disordinato, li investo, questi mitocondri, investo la cellula con un campo magnetico statico e faccio in modo che i mitocondri si orientino tutti nello stesso modo, ottengo uno stato ordinato. Ma questo non significa che all'apparente ordine fisico corrisponda ad un ordine biologico. Invece magari ho creato un disordine biologico perché ho perturbato, per esempio, la capacità di comunicazione dei mitocondri o del DNA mitocondriale con il DNA nucleare, quindi la comunicazione elettromagnetica. Quindi è sempre importante non andare a compartimenti stagni, a ragionare sempre a 360 gradi, soprattutto sull'idea della complementarietà delle cose. Allora, non vi spaventate adesso. Lasciate perdere l'equazione che vedete sopra. Perché ve l'ho scritta? Perché finora si è parlato di onde, quindi radiazione elettromagnetica, effetti legati ai campi elettromagnetici, biofotoni, quindi segnali che vengono emessi, onde che si muovono, fondamentalmente sempre onde. L'equazione di Lambert descrive l'equazione delle onde, la generica equazione delle onde, che vale per tutte le onde. Allora, se io tento di risolvere l'equazione di Lambert, ottengo due soluzioni, una che si chiama dei potenziali ritardati, vi ripeto, non vi fissate su queste formule che vi creerebbero problemi di ansia e di suicidio di massa, assolutamente no. Quindi non le considerate, considerate solo quello che vi dico. La spiegazione. Se io vado a risolvere l'equazione delle onde, che è intrinsecamente connaturata con un sistema che si sviluppa attraverso processi di frequenze, quindi vuol dire che ci sono delle onde che si muovono, e quindi è connaturato che ci sia un'equazione che descrive queste onde, io ho sempre due soluzioni. Una in cui i potenziali sono ritardati, cioè la causa precede l'effetto, potenziale ritardato, cioè il potenziale sorgente del mio campo che genera le onde, e una dei potenziali anticipati, dove la sorgente è oltre l'effetto, quindi vuol dire che la causa sarebbe nel futuro. La cosa interessante è che
fisicamente fino a poco tempo fa la soluzione dei potenziali anticipati era stata cassata dall'equazione delle onde perché si diceva che una causa nel futuro non ci può stare, la causa sta nel passato, l'effetto lo vedo oggi, non ci può essere una causa nel futuro. Fattappié è stato un matematico che invece ha considerato questo aspetto di potenziali anticipati e non lo ha sottovalutato, lo ha studiato, tant'è vero che poi Feynman, sempre lui, ha riconsiderato le sue opinioni e ha considerato di mettere in campo anche la soluzione del potenziale anticipato. In che senso? Allora, i potenziali ritardati, quindi la causa che precede l'effetto, descrivono appunto il principio di causalità, onde generate da una sorgente che sta nel passato, quindi io vedo oggi gli effetti prodotti da qualcosa che è successo ieri e quindi creo una situazione magari di disordine. Poi a un certo punto invece ho la soluzione che mi dice il principio di finalità, cioè il fatto che io ho un attrattore nel futuro dove la sorgente delle mie onde sta nel futuro, che vuol dire che lui si comporta come un attrattore. Allora vi anticipo fin da ora che la capacità che ha un sistema vivente di trovare equilibrio fra ordine e disordine o trovare un ordine lontano dall'ordine, più il sistema è disordinato più è capace di trovare un ordine, a mio modo di vedere queste cose non ve le dice nessuno, non è che sono l'unico biscro che ve le dice, ma si tratta, vi ripeto, del bambino piccino che comincia a analizzare, guarda, osserva, sponde le domande. Io ho trovato poca gente che dice queste cose, a livello accademico nessuno, anzi a livello accademico se uno le va a dire il genere viene cassato come un povero cialtrone. Però quello che è importante è che considerare questo aspetto. Io so che il sistema vivente è capace di trovare l'ordine lontano dall'ordine, si chiamano appunto strutture dissipative, non so spiegare perché, però ho a disposizione uno strumento potentissimo che è la matematica che descrive i comportamenti dei sistemi oscillanti, dei sistemi ondulatori. Questa matematica mi permette di dire che esiste una soluzione che è quella che io osservo costantemente, dove la causa precede l'effetto, per cui quello che io vedo oggi come sistema disordinato è un qualcosa che ha avuto origine grazie a un evento che è successo il giorno X, ma il sistema a quel punto è in grado anche di essere attratto verso una nuova fonte di equilibrio, che io so che esiste perché prima ce n'ha avuto il premio Nobel per queste cose. Quindi, anche se non sono in grado di riprodurre in laboratorio, so che fisiologicamente esiste questa condizione, perché esiste la possibilità nel sistema di avere un attrattore nel futuro, che d'altra parte, io potrei considerare, se facessi l'inversione del tempo, che la causa mia dei potenziali anticipati diventa la causa dei potenziali ritardati. Cioè, se io inverto l'asse temporale, e quindi questa immagine viene rovesciata, freccina della T va nella direzione opposta, non ho più la freccia del tempo, perché lui si dice che noi abbiamo una freccia del tempo, i sistemi vanno verso una maggiore degradazione, perché l'entropia tende sempre a crescere, nei sistemi viventi invece no, perché l'entropia tende a diminuire, e la diminuzione di entropia si chiama negentropia o sintropia, però ripeto, sintropia è un termine che sì, sembra quasi una bestemmia a dirlo. Se inverto l'asse temporale capite che i due processi si tendono a invertirsi. Ora, questo è solo un gioco matematico, invertire l'asse temporale. Però ragionare sul tempo da questo punto di vista, per esempio per un fisico, non per voi ovviamente, per un fisico è importante perché potrebbe far cambiare le congetture sul tempo. Far cambiare le congetture sul tempo, pensare che il tempo non è unidirezionale ma potrebbe essere bidirezionale. Quindi essere trattato come se fosse un vettore e non uno scalare, cioè un oggetto di cui so solo definirlo attraverso un numero che lo identifica. Quindi una struttura dissipativa, quindi è un sistema che tende a trovare spontaneamente un nuovo equilibrio, e questo è intrinsecamente descritto dal comportamento del sistema stesso. Cioè non glielo insegna nessuno, ma lui ce l'ha intrinsecamente questa possibilità, che sfrutta continuamente. E gli esempi di strutture dissipative sono i laser, gli ecosistemi, se voi avete modo guardatevi su internet i video delle reazioni di Belousov-Zapotinsky, che sono uno spettacolo,
e i sistemi viventi stessi. Ma basta guardarci noi stessi, per quanto ci si possa stare sulle scatole, ma siamo uno spettacolo della natura. Ecco, questo è un punto per me fondamentale. Quindi la finalità e la causalità, cioè l'entropia e la negentropia, quindi il principio di causalità proprio perché c'è causa e effetto, il principio di finalità perché tende a un fine, a uno scopo, a un nuovo stato di equilibrio, e sono intrinsecamente anche qui agganciati, esattamente come lo yin e lo yang, esattamente come particella corpuscolo, esattamente come il campo elettrico e il campo magnetico, quando la particella si muove in moto uniformemente accelerato. Quindi i due sistemi, quindi le due soluzioni dell'equazione dell'onda, sono agganciate e diventano intrinsecamente presenti in un sistema e quindi vengono utilizzate dal sistema stesso per trovare nuovi stati di equilibrio. E allora vivere quindi è tendere a un obiettivo, avere continuamente la possibilità di aprire nuove porte che creano nuovi stati ordinati, nuovi stati di equilibrio. Ora, cambiando brevemente argomento, ma facendo un ulteriore passo avanti e riprendendo quello che dicevo all'incontro di maggio scorso, noi quindi tendiamo a pensare che le proteine, gli ioni che sono nelle nostre cellule siano sostanzialmente dei sistemi statici. Una forma immodificabile, stando lì, non abbiamo la percezione che le reazioni noi le scriviamo su una carta, ma perché avvengono qualcosa si deve muovere verso qualche altra cosa. Le proteine non stanno lì a fare numero, sono costantemente in movimento. E d'altra parte, quello che si è detto fino ad ora ci dice che se l'entropia di processi metabolici tende a aumentare, vuol dire che si creano stati disordinati e poi troveranno nuovi stati ordinati. E per fare questo tutto si deve muovere. Allora, le proteine, per esempio, sono in grado di muoversi continuamente, anche quelle sulle membrane cellulari, e hanno delle costanti di diffusione ben precise e hanno la capacità quindi di muoversi sulle membrane cellulari e muoversi nel citoplasma. E queste cose, fra l'altro, sono state pubblicate negli anni 70, quindi per dire che non vi sto dicendo delle cose di frontiera, delle cose nuove, sto solo riportando dei dati che erano già noti 30, 40, 50 anni fa. Quello che spesso viene un po' sottovalutato è che le proteine hanno la capacità di modificare la loro forma in base alle necessità. Si chiamano meccanismi di regolazione e trasformazioni allosteriche, perché attraverso determinati fatti chimico-fisici legati per esempio ai ponti idrogeno, ai ponti SH, cioè idrogeno zolfo, alle forze di Van der Waals, noi possiamo fare in modo che una proteina, a seconda delle necessità di interazione, possa creare delle condizioni per fare delle modificazioni di conformazione. Ora, ovviamente, se una proteina cambia la forma, cambia la sua funzione. Quindi è importante che il cambiamento di funzione non sia così significativo da creare un'anomalia, ma se fa parte del corredo fisiologico ordinario, è fisiologico appunto che ci sia un costante adattamento della forma alle necessità. Per esempio, prendiamo il caso dell'effetto, del meccanismo chiave serratura, quindi un ligando che si deve legare a un certo sito di legame di un recettore ben preciso. L'allosterismo era stato messo in evidenza da un lavoro del 1965 di Monod, Wyman e Changeau. Tra l'altro Monod ha avuto, credo loro abbiano avuto il Nobel, e Monod è quello che ha scritto il caso della micisetta, su cui ci ritorneremo dopo. E diciamo che quello che è importante come assunzione di base è che i legami nei siti di legame dei recettori devono essere non covalenti, perché altrimenti sono statici e non si possono creare delle condizioni di attacco a stacca, quindi legandosi avrebbe stabilmente il recettore, ma si allontanerebbe più. E poi queste transizioni avvengono attraverso determinati meccanismi che sono correlati con lo scambio di comunicazione a distanza. Quindi noi abbiamo un adattamento di forma e un adattamento di campo.
quindi un adattamento legato alle variazioni, alle, diciamo, alle coerenze, quindi alle sincronizzazioni di fase. Allora, se vi ricordate, chi è stato alla lezione di alcuni mesi fa, io avevo fatto vedere questo modello che ha messo in natura, in cui vedete questa è una proteina che è rappresentata come se fosse una bocca con dei denti, e dove il sito di legame è una sorta di incavo che sta chiuso. Perché noi, quando immaginiamo il modello chiave serratura, non so voi, ma all'inizio a me aveva fatto sempre pensare a un recettore che sta sempre con il sito di legame aperto in attesa che qualcosa succeda. In realtà il sito di legame non sta aperto per niente. Il sito di legame sta chiuso e si apre solo quando il ligando è in arrivo. E chi è che gli dice che il ligando è in arrivo? Lo scambio di comunicazione a distanza grazie ai fenomeni di risonanza e di eventuale sincronizzazione dei fatti. Quindi tutto quello che si è detto fino ad ora. Allora, quando questo succede, perché possa avvenire anche dal punto di vista funzionale e meccanico il processo di legame tra il ligando e il recettore, io devo avere uno scorrimento, per esempio in questo caso, del legame a punto idrogeno. Quindi la mia bocchina deve fare un movimento orizzontale. Eccolo. Facendo questo movimento, vedete che il sito di legame si apre e il ligando si lega al recettore. E questo succede quando i due sono chimicamente vicini, ma la predisposizione è precedente, cioè lui sa che sta arrivando. Quando lo sente si apre. Quindi avviene questo gioco, questo meccanismo, che è importante da considerare, perché spesso si sottovaluta le capacità straordinarie che ha un sistema vivente di adattarsi continuamente e di funzionare. Noi si crede che un sistema funzioni perché l'abbiamo studiato e che funzioni, come si dice noi, perché abbiamo studiato sui libri che funzionano. Ma non è assolutamente vero. Funziona come sa lui. Io quando ho guardato come funziona il sistema immunitario, ho dedotto che i linfociti dovrebbero avere, secondo i modelli interpretativi di chi ha scritto tutta la parte dell'immunità, dovrebbero avere 6 lauree, 6, forse non gli bastano 6 lauree per esprimere il recettore che ha l'antigene con l'anticorpo e via dicendo. Eppure loro lo fanno con una tranquillità, con una velocità, con una precisione, senza errori. E quando ci sono gli errori, probabilmente non è perché hanno perso la testa. Noi si diceva una volta che i linfociti devono esprimere un self, cioè la capacità di riconoscere se stessi rispetto all'ambiente, cioè quindi si darebbe una valenza di autoconsapevolezza. Ma in realtà questo concetto poi è stato un po' abbandonato perché nessuno sa definire che cos'è il self in un linfocita. Si dice che glielo esprimano altre cellule dendriti che esprimono il self ai linfociti. Che vuol dire? Che gli fanno vedere un filmatino, c'è un videotape, glielo mettono e dice guarda come deve funzionare, che funziona così. No, i linfociti è come se fossero dei neuroni, hanno capacità di scelta, capacità di interazione, capacità di capire come si devono muovere. E noi spesso ce ne dimentichiamo pensando che il corretto funzionamento dipende da quello che facciamo noi dall'esterno. Certo, anche quello, perché noi mangiamo e usiamo gli integratori, usiamo le sostanze, perché ne abbiamo bisogno, perché non siamo in grado di produrre le cose che consumiamo quotidianamente. Però il nostro corpo sa esattamente cosa deve fare. Noi lo dobbiamo aiutare a saper svolgere il suo compito così meravigliosamente come normalmente. Allora, brevemente vi parlo dell'acqua, perché è importante nell'ambito di questo discorso, per fare un attimo la chiusura del discorso che vi facevo prima. Quindi dell'interazione fra l'armonizzazione, diciamo la sincronizzazione tra il campo elettromagnetico prodotto dal vuoto con quello prodotto dal fatto che noi siamo fatti di oggetti che oscillano continuamente, che la materia è continuamente in movimento. E l'esempio più eclatante è quello dell'acqua. Quindi, per quanto già il professor Spaggiari vi abbia potuto dire e vi dirà, io faccio solo un breve riassuntino che magari vi tornerà utile o non vi tornerà utile, non ci capirete nulla, spero che qualcosa ci capiate, però è importante che per fare un attimo proprio la chiusura del cerchio con quello che si diceva fino adesso. Negli anni 50, St. George, premio Nobel per la biologia, nel libro soprattutto Bioenergetics, che è del 1957, aveva messo in evidenza che la biologia aveva spiegato tante cose, ma non era in grado di spiegare in modo soddisfacente la differenza fra animato e inanimato, perché i biologi avevano dimenticato, non avevano mai pensato all'acqua.
e ai campi elettromagnetici. Allora, non vi sto a dire, vabbè, sapete, l'acqua H2O, angolo tra l'idrogeno e l'ossigeno di 104 e 45 gradi, legami a quanto idrogeno, queste cose non ve le sto a dire. Vi ricordo solo che in peso noi siamo fatti di acqua per il 70%, ma come numero di mole poi si va oltre il 95%, cioè che si spinge a dire il 99%. Se non ci fosse l'acqua, ogni reazione avverrebbe per conto suo, senza coerenza. Quindi l'acqua organizza e mette in sincronia gli oggetti dispersi. Lo stesso DNA fuori dell'acqua, le stesse proteine fuori dell'acqua, sono sistemi che perdono completamente la loro forma tridimensionale. Diventano degli oggetti che si spampanano su un tavolo. Nel momento in cui gli rimetto qualche goccia d'acqua, automaticamente riassumono la loro forma. Questo è straordinario. Quello che è importante da tener conto è questo. L'acqua, o meglio, se io voglio creare la condizione per strappare un elettrone da una molecola d'acqua, devo fornirgli una certa quantità di energia, che dal punto di vista numerico è 12,6 elettron volt. Cosa significa? Se io voglio immaginare quanto sia questa energia, che per i sistemi fisici è bassa, ma per i sistemi viventi è enorme, significherebbe energia che si libera in una collisione fra molecole alla temperatura di circa 145.000 gradi. Quindi se io riscaldo l'acqua a 145.000 gradi, ammesso che non evapori tutta nel giro di pochi istanti, quello che rimane fa sì che gli urti buttino fuori gli elettroni dall'acqua. Ora, quindi, questo significa che creare la condizione per la ionizzazione dell'acqua è un processo non semplice, perché richiede, tra l'altro, radiazione elettromagnetica importante, al di là delle collisioni fra molecole. Questo va bene, è la definizione per quanto riguarda l'elettron volt con le collisioni molecolari, questo per capirsi. Però quello che è importante è ricordare questo numero, 12,6 elettron volt è quello che permette agli elettroni di essere espulsi dall'acqua, quindi subire una ionizzazione. Una domanda che ci dovremmo fare è: chi fornisce gli elettroni nei processi di respirazione cellulare? Sapete bene che dal ciclo di Krebs in poi, a livello mitocondriale, oltre ai canali dei protoni, quindi alla quantità di protoni che servono nei processi biologici, un aspetto fondamentale è legato alla catena degli elettroni che vengono messi in campo per far sì che le reazioni si svolgano come si devono svolgere. E la domanda è: ma chi fornisce tutti quegli elettroni? Perché i metalli ci sono, ma sono pochi, tra virgolette, rispetto a quello che può essere messo in campo. Poi già i metalli sono in forma ionica, quindi non è che abbiano tanti elettroni da mettere a disposizione gratuitamente come se niente fosse. Allora, l'intuizione di St. George era che fosse l'acqua a mettere a disposizione gli elettroni, ma come fa a farlo? Perché per farlo io devo mettermi in una condizione per cui l'acqua si trovi in uno stato eccitato o simile, scusate, uno stato ionizzato o quasi ionizzato. Allora, studi recenti fatti da ricercatori italiani, per cui del giudice preparata, lo stesso professor Spaggiari, hanno visto che se io considero le fluttuazioni del vuoto quantomeccanico, allora nelle fluttuazioni vi ho detto che il vuoto quantomeccanico lo posso immaginare come una notte buia in cui ci sono flash luminosi, quindi segnali elettromagnetici, quindi fotoni, fotone come portatore del segnale elettromagnetico. Allora, io so che l'elettrone, l'atomo, ha una dimensione grosso modo di un angstrom. Queste sono le dimensioni sostanziali di un atomo di idrogeno. Il nostro fotone, per strappare un elettrone dall'atomo di idrogeno, che lunghezza d'onda, che poi trasforma in energia, deve avere per fornire un'energia pari a 12,6 elettronvolt, quindi strappare un elettrone, o perlomeno, anche se non lo strappa, portarlo vicino sui livelli energetici più alti, dove poi basta poco per metterlo a disposizione per uscire fuori dall'atomo. Deve fornire almeno 12 elettronvolt. E allora
deve avere una lunghezza d'onda dell'ordine di 1000 angstrom, 1000 angstrom, cioè un, praticamente un decimo di micron. Un angstrom è un decimiliardesimo di metro, un 1000 angstrom sono un decimo di micron, cioè un decimilionesimo di metro. Ora la domanda è: se io avessi un fotone che fornisce questa energia, l'elettrone che subisce l'impatto con questa energia, cosa succede? Sale dal livello fondamentale dell'atomo di idrogeno, di uno dei due idrogeni della molecola d'acqua, fino a uno stato quasi libero e oscillerà, per lo stato fondamentale è quello quasi libero, se continuamente viene sollecitato da un'energia di questo tipo. Se è uno stato quasi libero, poi basterà poco perché posso uscire dall'atomo e essere messo a disposizione. Allora, la domanda è: quanti elettroni, cioè se io ho una, quante molecole d'acqua sono presenti in un cubo di 1000 angstrom di lato? Perché non posso pensare che un fotone che ha una lunghezza d'onda di 1000 angstrom colpisca un elettrone. Questo può accadere nello spazio intergalattico, dove la materia è molto rarefatta. Ma nella materia ordinaria, che non è rarefatta, quante molecole d'acqua ci sono in un cubo di 1000 angstrom di lato? Ce ne sono 20.000 se è acqua liquida, se è acqua gassosa, quindi in forma di vapore. Se è acqua liquida ci sono 30 milioni di molecole d'acqua. Però uno potrebbe osservare a questo punto, sì, ma qui si sta parlando di cose che non hanno molto senso. Cioè si dice il vuoto produce dei fotoni, campo elettromagnetico, si ipotizzano delle cose, ma sono tutte chiacchiere, sono tutti discorsi. Se fosse così, ma potrebbe non essere così. Chi l'ha detto che queste cose sono così? Bene, allora, Lamb credo sia ancora vivo, un fisico polacco, naturalizzato americano, si è morto nel 2008, e lui ha messo in evidenza un certo fatto. Cioè, vi dicevo appunto che la fisica cerca sempre di correlare il modello con il dato sperimentale e quindi di far sì che i conti che io faccio su un certo processo siano esattamente in linea con i dati sperimentali. Allora, il fatto che Lamb aveva messo in evidenza era questo: studiamo i livelli energetici dell'atomo di idrogeno, che è l'elemento su cui si possono fare dei calcoli esatti, perché dal punto di vista della complessità del calcolo, già dall'atomo di elio, che è il secondo elemento della tabella di Mendeleev, si deve andare ad approssimazione. Quindi l'atomo di idrogeno è l'unico elemento, che è anche il più semplice, su cui poter fare dei calcoli esatti. Quindi i calcoli sono esatti rispetto ai dati sperimentali. Lui voleva vedere l'esattezza del calcolo teorico rispetto a quello sperimentale. Aveva trovato una discordanza di un fattore su un milione, cioè i livelli venivano shiftati rispetto a quelli sperimentali, quelli teorici, di un fattore di una parte su un milione. Quindi c'era una differenza di una parte su un milione, che quindi dal punto di vista della teoria c'era qualcosa che non era stato incluso, perché praticamente c'avevo questo rispetto. Ora, uno dice, ma una parte su un milione è insignificante. E lui diceva, sì, è insignificante, ma non è zero. Allora, intuizione, chi è che fornisce questa discrepanza? Questa intuizione l'hanno avuta dei fisici, il solito Feynman, che vi dicevo ha avuto il premio Nobel, l'ha avuto su questa cosa qua, insieme a Tomonaga e Schwinger, perché hanno fatto vedere nell'ambito della teoria elettrodinamica quantistica che questa discrepanza di una parte su un milione è provocata dall'interazione dell'elettrone con il vuoto quantistico. Ripeto, si parla di vuoto quantistico al nostro attuale livello di conoscenza. Può darsi che tra 10 anni venga fuori che il vuoto quantistico non è il vuoto che ci si aspetta, ma è un'altra cosa. Però al momento questa cosa funziona bene, spiega bene questa cosa, è sperimentalmente accettato, ed è stato accettato dal mondo accademico perché Feynman, Schwinger e Tomonaga hanno avuto il Nobel insieme a Lamb su questa cosa qua. Ora, per capire quanto sia importante questa discrepanza di una parte su un milione, se io considero 30 milioni di molecole d'acqua in un cubo di 1000 angstrom di lato, capite che quella discrepanza prodotta dal vuoto diventa dominante in questo processo qua.
se io ho 30 milioni di molecole che subiscono un'interazione con il vuoto, quell'interazione diventa un aspetto fondamentale nel processo. Allora diventa ragionevole che davvero quel fotone possa essere messo dal vuoto nelle giuste condizioni sperimentali, quindi in un cubo di 1000 angstrom, questo elettrone può rimanere intrappolato tra le molecole d'acqua e cercare continuamente di eccitare gli elettroni, quindi questi quando si disecitano emettono un fotone della stessa energia e della stessa lunghezza d'onda, in modo tale che il processo si autoalimenti. Allora cosa succede? Che questi elettroni delle molecole di acqua, quindi l'elettrone di un atomo, dei due atomi, di uno dei due atomi di idrogeno, di ogni ciascuna molecola d'acqua, si mette a oscillare tra lo stato fondamentale e lo stato quasi libero, creando una sincronizzazione armonizzata di tutte le oscillazioni, perché non vanno in uno per conto suo, si comportano come i metronomi, perché c'è l'acqua e ci sono i campi elettromagnetici, che sono l'equivalente delle lattine e del piano di appoggio della mensolina per quanto riguarda l'appoggio dei metronomi, e quindi si mettono a oscillare sincronicamente, creando le condizioni favorevoli perché all'interno di questa regione che si chiamano domini di coerenza, i processi avvengano sincronizzati perfettamente. E siccome i domini di coerenza si formano laddove ci sono anche delle piccole superfici, anche piccole, quindi di altre molecole, è un processo che diventa dominante nei sistemi viventi. Addirittura si chiama acqua interfacciale, quella che si struttura in questo modo, e si calcola che nei sistemi viventi dell'organismo umano l'acqua interfacciale rappresenti oltre il 40% dell'acqua presente nel nostro corpo. Non dico altro perché poi questa è una parte che riguarda il professor Spaggiari e quindi non voglio aggiungere altro. Vorrei invece, non so se ditemi voi se volete fare un'altra pausa, perché io adesso vi porto su un terreno ancora più inesplorato, che è quello delle mutazioni genetiche, quindi arrivando un po' alla fine della trattazione. Se volete fare un'altra pausa di 2 minuti si può fare, se non mi dite nulla io vado avanti, quindi chiedo a voi. In realtà non ci è stato chiesto da nessuno. Perfetto, allora vado avanti. Forse possiamo andare avanti, se arrivano delle segnalazioni in tal senso magari gliele faccio avere tra un po'. Poi se c'è questa necessità facciamo una pausa e sì, magari cerco di finire un pochino prima, così vi lascio tempo a tutte le domande che volete. Allora, se riuscite se siete riusciti a seguire il filo logico, capite che c'è un qualche cosa che sta legando tutti questi discorsi. Quindi abbiamo detto che c'è radiazione elettromagnetica, la radiazione elettromagnetica, quindi i fotoni, quindi il vuoto, quindi l'acqua, quindi i lavori di Lakowski, che diceva che il nucleo contiene una struttura che è capace di oscillare, di risuonare, eccetera. Beh, allora andiamo a vedere questa cosa per completare tutto il ragionamento fatto fin dall'inizio. Quindi, i sistemi viventi hanno la caratteristica di avere una particolare struttura che noi chiamiamo DNA, acido desossiribonucleico, che è quello che contiene tutte le informazioni per la costruzione e lo sviluppo di un sistema. Negli eucarioti il DNA sta all'interno del nucleo, nei procarioti si richiude in forma circolare e sta all'interno della cellula, ma non isolato in un nucleo. I mitocondri hanno un DNA circolare, perché si presuppone che siano dei procarioti, quindi dei batteri, che sono diventati simbionti con l'organismo, sono stati accettati per essere le officine per produrre energia. Il DNA ha una forma a doppia elica, è una scala a chiocciola fondamentalmente, dove le basi accoppiate sono i pioli della scala e lo scheletro esterno è costituito dai gruppi deossiribosio fosfato. E la struttura è questa che ormai è straconosciuta. Le basi si accoppiano secondo lo schema adenina, timina, guanina, citosina, regola di Charcot, ma Charcot non è che ha stabilito che è così perché l'ha detto lui, lui ha solo visto che effettivamente è sempre così, cioè l'adenina si lega solo con la timina, la guanina solo con la citosina. Può avvenire qualcosa di diverso, perché adenina e guanina sono purine, timina e citosina sono pirimidine, hanno delle dimensioni diverse,
per la stabilità del DNA una pirimidina si deve attaccare a una purina, non possono attaccarsi due purine o due pirimidine. Quindi gli accoppiamenti sui due filamenti del DNA devono seguire queste sequenze. Se da una parte c'è l'adenina, dall'altra parte del filamento devo avere la pirimidina, se c'è la guanina ci devo avere la citosina. E questa è la sequenza che, diciamo, quello che io trovo sempre invariabilmente nella struttura a doppia elica del DNA. E questa è la rappresentazione. Ovviamente questa rappresentazione della posizione anche, per esempio, degli ioni idrogeno, degli atomi di idrogeno, nelle formazioni dei legami a ponte idrogeno, delle basi accoppiate tra adenina e timina, tra guanina e citosina, è una rappresentazione sulla base di un modello interpretativo. Quindi vedete, fra adenina e timina c'è una compartecipazione. Guanina e citosina ci sono tre ioni idrogeno, però questa, ripeto, è una modellizzazione. E quello che è importante però capire è che lo ione idrogeno che sta in queste linee tratteggiate, tra adenina e timina ce ne sono due, tra guanina e citosina ce ne sono tre, questi ioni idrogeno sono tirati da una parte all'altra, cioè tra la guanina e la citosina, tra l'adenina e la timina sono tirati perché sono attratti dalle cariche negative, ma una la tira di più dell'altra, per cui sta prevalentemente da una parte. Però questa oscillazione provoca una caratteristica di segnale, che sono praticamente tutti gli atomi di idrogeno oscillano sincronicamente con frequenze ben precise, da 10 alla 12, 10 alla 13 Hz, e queste, diciamo, questa modalità è quella che sta alla base della capacità del DNA di emettere segnali elettromagnetici. L'impacchettamento del DNA nel nucleo, grazie a questa caratteristica, fa sì che l'impacchettamento stesso, per l'effetto piezoelettrico di un sistema che ha delle cariche elettriche, la compressione del DNA dentro il nucleo produca delle differenze di potenziale, quindi dei segnali che possono essere sparati all'esterno della cellula e creare una comunicazione con l'ambiente citoplasmatico. Ora poi lo vediamo con attenzione. Allora, noi sappiamo che il dogma centrale della biologia molecolare dice che il DNA è una macchina per fare le proteine. E parliamo continuamente di genetica come se il DNA fosse genetica. No, la genetica si riferisce ai geni. I geni sono le unità di trascrizione che codificano per particolari specifiche proteine. Ora, l'idea che tutto dipenda da questo è un'idea un po' malsana, cioè il dogma, le scienze, i dogmi non sono mai una buona cosa. Possono essere nella religione, ma non certo nella scienza. E soprattutto credo sia Watson che ha elaborato il dogma centrale, o Crick, non mi ricordo dei due, forse è Crick, e poi si era un po' pentito di questa cosa. E diversi, per ossequiare il premio Nobel, hanno accettato il dogma centrale, tuttora ribadire, ma in realtà è una cosa banalmente vera, nel senso che c'è un'informazione che va dal DNA verso la periferia, ma c'è anche un'informazione di ritorno, quindi non è unidirezionale il flusso. Il DNA non è un monolite che sta a fare le proteine. Vorrebbe dire quindi che, se il dogma fosse vero, vorrebbe dire che le parti genetiche, cioè i geni, l'unità di trascrizione del DNA, sono gli unici attori del DNA, i quali sono costantemente a creare le informazioni perché, grazie all'RNA messaggero, le officine di costruzione delle proteine siano sempre attive. In realtà i geni non possono essere sempre attivi, ci vuole qualcuno che li accenda e qualcuno che li spenga, perché altrimenti avremmo un riempimento del citoplasma cellulare di proteine e il sistema poi esploderebbe, perché sarebbe strapieno di roba. Allora, il fatto che si dicesse che a un gene corrisponde una proteina si è già visto nel corso degli anni che era una cosa che non aveva molto senso, perché dopo il sequenziamento del DNA avvenuto nel 2000 si è visto che i geni che codificano le proteine sono circa 27.000, mentre le proteine potenzialmente presenti nel citoplasma sono oltre 100.000,
Quindi la domanda è: come fa il DNA a sapere quali proteine deve sintetizzare se non comunica con il citoplasma? E se il flusso è unidirezionale, non dovrebbe comunicare con nessuno. Perché c'ho meno geni delle proteine che servono? Perché uno stesso gene invece può sintetizzare proteine diverse. Questa cosa qua l'ha detta Craig Venter, che è colui che ha sequenziato il DNA nel 2000 con la Cellular Genomics, e ha detto, ricordatevi, l'aveva detto 6 mesi prima, aveva detto, lui è un po' arrogante, un biochimico, bravo, fuori mantello, ha fatto una quantità spudorata di DNA. Lui aveva detto però 6 mesi prima, ricordatevi che quando vi diranno che è stato scoperto il gene del cancro del seno o il gene del tabacco, quello che vi pare, sono delle barzellette, perché in realtà i geni sono pleiotropici, cioè fanno quello che è necessario in base alle loro necessità, alle necessità del sistema stesso. Quindi uno stesso gene può essere responsabile di 4096 varianti della stessa proteina a seconda delle condizioni. Questo è stato visto nella Drosophila melanogaster, quindi pensate, povera moscerina della frutta, ne hanno fatti tutti i colori. Quindi è capace ogni gene di lavorare su più varianti della stessa proteina o addirittura su proteine diverse. E la grande domanda è come avviene una mutazione o che cos'è una mutazione? Perché noi si dice che i problemi nascono a livello di salute, soprattutto nelle malattie degenerative o sul cancro in particolare, a causa di mutazioni che avvengono. Quindi, intanto chiariamo questo aspetto. La parte codificante del DNA, cioè la parte che contiene i geni, è dal 2 al 10% del totale. Quindi su un oggetto in un verde capite che si tratta di 4-10 centimetri. 4-10 centimetri distribuiti in un modo ben preciso lungo i miei 2 metri di filo di DNA. Ora, se io ho quindi, supponiamo di metterci nella condizione migliore di avere il 10% di geni di unità di trascrizione del DNA, quindi 10 centimetri, l'altro metro e 90 centimetri che ci stanno a fare il DNA? Stanno a fare numero? Fino a qualche anno fa si diceva sì, è spazzatura evolutiva, parlavano di junk DNA, cioè un sistema che non serve a niente, che è un refluo dell'evoluzione del sistema, l'unica cosa che conta sono i geni, sono l'unità di trascrizione. Quindi diciamo che questo era l'approccio. Poi qualcuno si è posto la domanda di forse si è detto una sequenza di stupidaggini nel capo di coda, perché proprio la parte non codificante, quindi dal 90 al 98% dell'intera molecola, potrebbe essere quella che controlla la complessità cellulare e regola il funzionamento della parte codificante. Al gene X, accenditi, spengiti in base alle informazioni che riceve, il che già vuol dire che il DNA è capace di comunicare con l'ambiente. Però già la Koska aveva accennato che il DNA circuito radiotrasmittente, quindi un'antenna elettromagnetica, e dopo lo vediamo ancora meglio. Porto la vostra attenzione a questo lavoro del dicembre 1994, quindi 6 anni prima del sequenziamento del DNA. Questo lavoro io ce l'ho, se qualcuno lo vuole glielo do, io l'ho pagato caro perché questa è fisica di bullette, se una delle riviste di fisica più importanti, ma non danno i lavori gratuitamente su internet, si pagano. Sono solo 4 pagine, ma di una ricchezza straordinaria. Titolo di questo lavoro fatto da questi fisici americani di Boston: caratteristiche linguistiche delle sequenze non codificanti del DNA. Loro cosa hanno fatto? Hanno estrapolato il cosiddetto istogramma di Zipf. Zipf era un linguista che aveva studiato come le lingue vive o morte, diciamo così, abbiano dei denominatori comuni. Aveva visto che uno stesso testo, greco antico, greco moderno, inglese, italiano, aramaico, eccetera, se io mettevo in una rappresentazione cartesiana ortogonale la posizione di una parola nel testo rispetto alla frequenza, la posizione di una parola nel testo e l'importanza che quella parola ha nella grammatica di quella lingua, rispetto alla frequenza con cui la parola ricorre nel testo, se io faccio un grafico, quindi metto rango contro frequenza,
su scala doppia logaritmica per abbassare le fluttuazioni, lui otteneva per tutte le lingue un comportamento rettilineo su scala doppia logaritmica, pendenza della retta uguale sempre per tutto, come se la radice di tutte le lingue parlate, vecchie o nuove, fosse la stessa. Questi ricercatori hanno fatto la stessa cosina sul DNA, hanno detto, beh, in definitiva il DNA ha un linguaggio, adenina, guanina, adenina e citosina possono essere considerate lettere di un alfabeto. Allora, vi leggo l'abstract del lavoro. Abbiamo esteso l'approccio di Zipf all'analisi linguistica del DNA, delle basi appropriate, delle sequenze, delle basi appropriate del DNA. Abbiamo trovato che le regioni non codificanti sono più simili al linguaggio naturale di quelle codificanti. Quindi le regioni non codificanti hanno un linguaggio, cioè si possono rappresentare con qualcosa che è molto più simile al linguaggio naturale rispetto a parte codificante. Perché cos'è tenuto fuori dal lavoro che hanno fatto? Hanno riportato sullo stesso diagramma ortogonale posizione delle parole, tra virgolette, quindi delle basi azotate rispetto alla frequenza con cui ricorrono, su scala doppio logaritmo, era venuta fuori una retta con la stessa pendenza delle rette di Zipf per il linguaggio parlato, quindi per i testi delle varie lingue. Quindi loro hanno detto che la parte non codificante è molto più simile al linguaggio naturale di quella codificante. Abbiamo adattato l'approccio di Shannon. Shannon è, diciamo, l'ingegnere che ha ideato tutto il trattamento dell'informazione dal punto di vista computerizzata. E quindi, diciamo, dell'informazione dal punto di vista dei segnali, eccetera. Per quantificare la ridondanza di un testo linguistico in termini di funzione entropica misurabile. Ora, l'entropia nell'informazione è un po' diversa da come si fa, però è il discorso sempre legato all'ordine e al disordine. E abbiamo dimostrato che le regioni non codificanti negli eucarioti hanno una minore entropia e una ridondanza maggiore di quelle codificanti, supportando la possibilità che le regioni non codificanti del DNA possano portare l'informazione biologica. Quindi, secondo questo lavoro, un lavoro secondo me straordinario che si basa semplicemente su un'analisi linguistica potenziale del DNA. Questi ricercatori hanno evidenziato che la parte non codificante è quella che comunica con l'ambiente extracellulare, riceve le informazioni, le trasforma e le invia laddove serve ai geni, quindi alle unità di trascrizione, perché si accendano o si spengano perché magari hanno avuto l'informazione che la proteina della subunità gamma della membrana cellulare a ore 3 ha un problema e loro gli dicono falla rifare, per favore. Allora attiva il gene scrive sul fogliettino, sull'RNA, le informazioni che servono, il fogliettino si stampa direttamente, cioè il DNA non arriva già imparato, lì si forma in quel momento lì, gli acidi nucleici si strutturano in quel momento lì, sopra la parte che si è aperta dell'unità di trascrizione, corrono verso le officine per la produzione della proteina e queste si mettono a lavoro e fanno la proteina. E questo è straordinario se lo guardiamo da questo punto di vista, perché altrimenti non si capisce come le cose avvengono. Allora, torniamo alla nostra domanda. Quindi se, qui da una parte abbiamo visto che la parte non codificante gioca un ruolo fondamentale perché comunica con l'ambiente extracellulare. Ora ragioniamo sulla mutazione. Cos'è una mutazione? Noi sappiamo che la mutazione è ciò che, per esempio, causa i tumori e si dice che la mutazione sia casuale perché non si sa definire. Ora, la domanda che vi vorrei fare se vi vedessi in faccia è: mi sapete dire cos'è una mutazione? Vi rispondo subito io per non perdere troppo tempo. E la mutazione è il risultato di una, è semplice, un'adenina che diventa una timina, una guanina, cioè una purina o una pirimidina che si trasforma nell'altra. Quindi una adenina che diventa guanina o una citosina, una timina che diventa citosina. Risultato di una trasformazione tautomerica. I tautomeri sono isomeri. Isomeri sono molecole che hanno, diciamo, strutture simili. I tautomeri sono molecole che hanno la stessa formula bruta, ma che si differenziano per magari la posizione di un atomo rispetto a
l'uno rispetto all'altro. Allora, è il risultato di una trasformazione tautomerica di una base e della sua coniugata nella fase di trascrizione per lo spostamento di un protone, cioè di un ione idrogeno. Ora, io vi dovrei far vedere, ecco, se vi ricordate, l'adenina e la timina hanno i due legami dove l'adenina è la purina che ha il primo, guardandolo dall'alto, il primo idrogeno sta a sinistra nel modello interpretativo, il secondo idrogeno sta a destra, più vicino alla timina. Ora, ripeto, l'idrogeno in alto a sinistra in realtà è attratto anche dall'ossigeno della timina, quindi si oscilla fra le due posizioni, tra l'N, l'azoto e l'ossigeno. Però viene tenuto di più, tirato di più dall'adenina, per cui sta prevalentemente a sinistra. L'altro idrogeno, quello più basso, sta prevalentemente sulla destra della timina, anche se è tirato dall'azoto a sinistra. E ripeto, non è un atomo di idrogeno, è uno ione idrogeno, quindi è un oggetto carico. Uno ione idrogeno è fondamentalmente un protone. Allora, per avere una modificazione dell'adenina in guanina, se poi, scusate, vado un po' avanti perché così la faccio vedere a chi si vede meglio. Vedete che adenina e guanina sono simili. Che cosa hanno di differente? La adenina ha un legame NH2 in alto, non ha niente in basso. La guanina, il legame NH2 ce n'è in basso, c'è un doppio legame ossigeno in alto. Poi, rispetto alla timina e alla citosina, l'adenina e la timina fanno due legami, dove il primo legame a punto idrogeno, il primo idrogeno a sinistra e il secondo a destra. Nella guanina il primo idrogeno in alto è a destra, il secondo è a sinistra e il terzo è a sinistra. Quindi vedete che per avere un'adenina che va in uno stato eccitato e diventa guanina, bisogna che il primo idrogeno si sposti a destra e il secondo idrogeno si sposti a sinistra, per avere una concordanza di forma con la guanina, perché poi la struttura è quella. Anche la timina e la citosina come pirimidine sono sostanzialmente di struttura ciclica uguale. Allora, io per avere questo processo, quindi devo avere da un accoppiamento adenina-timina, per esempio, devo creare per un certo processo che posso chiamare salto protonico, ma anche effetto tunnel, una trasformazione per cui l'adenina mi va in uno stato eccitato e si trasforma nel momento in cui il DNA si apre in guanina, e nel momento in cui si richiude, al posto della timina ci devo avere non più la timina ma la citosina. Allora ho ottenuto una mutazione. Va da sé che una cosa di questo tipo non si può considerare solo su quel legame adenina-timina, ma sarà una sequenza di basi che hanno una modificazione. Però il risultato parte da una in particolare e poi si traduce nelle altre. Quindi vedete, questo è il salto protonico e poi c'è l'effetto tunnel. Questo, soprattutto l'effetto tunnel, è un effetto assolutamente quantistico, perché dal punto di vista classico, se io ho una barriera di potenziale, che posso pensare a un muro con una certa altezza, se la pallina non ha l'energia sufficiente a andare oltre il muro, rimbalza sulla parete e se ne torna. Quindi classicamente l'effetto tunnel non esiste. Quantisticamente però, e il risultato è esatto, nel senso che se risolvete l'equazione di Schrödinger della barriera di potenziale, esiste la soluzione di attraversamento della barriera, perché si considera sempre il dualismo onda-corpuscolo, per cui la mia particella si comporta come un'onda e può attraversare la mia barriera di potenziale. Quindi, per quanto tra le due parti, l'adenina e la timina, ci sia una sorta di barriera di potenziale, per cui il mio protone è tirato più da una parte, in certe condizioni lui può schizzare per effetto tunnel dall'altra parte. Però ci vogliono delle condizioni che permettano questo. Allora, per capire questo discorso devo fare un ulteriore passo nell'ambito della meccanica quantistica e nei postulati della meccanica quantistica, che io non ho toccato, ma ve li accenno solo semplicemente, perché altrimenti non si capisce un filo secco. Già anche spiegandoli si capisce il giusto. Allora, di Planck l'abbiamo già detto.
Sicuramente voi avete sentito parlare del principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice che non si possono misurare con precisione assoluta due grandezze complementari come posizione, velocità, energia e tempo. E questo è importante, lo stato quantistico di un sistema è descritto da una grandezza che si chiama funzione d'onda, lasciate perdere il termine funzione d'onda, è descritto da una grandezza che da un oggetto che descrive la probabilità del verificarsi di diversi stati possibili del sistema, i quali però sono possibili tutti contemporaneamente. Supponete per esempio che una particella si possa trovare due o tre stati possibili, per esempio con certe caratteristiche che posso chiamare la rotazione della particella su se stessa, cioè quello che si chiama in termini scientifico-tecnico in inglese spin, in alto e in basso. Quindi può avere queste due configurazioni. Ecco, dal punto di vista quantistico, la funzione d'onda descrive tutte e due le possibilità, cioè i due stati con lo spin in alto e lo spin in basso, e sono, come nella particella corpuscolo, l'oggetto intrinsecamente contiene le due caratteristiche di onda e di corpuscolo contemporaneamente, anche i diversi stati sono descrivibili contemporaneamente. Questo secondo la interpretazione ortodossa di Copenaghen. Cosa succede? Perché a un certo punto, se tutti i sistemi, se io ho ho contemporaneamente diversi stati presenti, tutti con una certa probabilità, supponiamo che siano equiprobabili, quindi ho due stati equiprobabili, al 50% lo spin sta su, al 50% sta giù. Perché a un certo punto, quando faccio l'osservazione, vedo che lo spin è in una posizione ben precisa? Perché si dice che il sistema, per effetto della misura, ha collassato la funzione d'onda nello stato che in quel momento è risultato più probabile, e quindi io lo vedo in quella particolare configurazione. Preciso però che questa descrizione del collasso della funzione d'onda non ha nessuna giustificazione matematica ed è fatta solo, è data solo per far tornare le cose. Però al momento attuale non c'è una descrizione formale matematica sul collasso della funzione d'onda, però dal punto di vista dei risultati spiega adeguatamente perché a un certo punto, per effetto della misura, il sistema collassa verso uno dei possibili stati. Non vi sembrano questioni capziose, perché dopo vediamo, invece sono fondamentali. Allora, guardiamo il principio di indeterminazione di Heisenberg, perché è altrettanto importante del discorso che dobbiamo fare relativo alle mutazioni di quel discorso del collasso della funzione d'onda. Noi sappiamo che il principio di indeterminazione di Heisenberg appunto stabilisce che l'errore che io posso fare sulla posizione e l'errore che posso fare sulla velocità o sulla quantità di moto di una particella in movimento non può essere ridotto a zero, cioè non può essere abbassato al punto da essere considerato trascurabile, ma ci sarà intrinsecamente sempre una componente non trascurabile. Per cui se cerco sempre di più di ridurre l'errore sulla posizione, l'errore sulla velocità mi diventerà enorme. Se cerco di ridurre l'errore sulla velocità, l'errore sulla posizione diventa enorme. Detto così, sembra qualche cosa che nasce dalla immaginazione di una persona e che se la sia sognata la notte. Che dice, ha detto questo, ma perché ha detto questo? In realtà non l'ha detto a caso, ma c'è un motivo matematico rigoroso che dice che è esattamente così. Allora, nell'ambito delle discussioni della fisica quantistica quantennata, in quella famosa foto che avete visto nel 1927, le discussioni feroci che soprattutto facevano Heisenberg e Bohr, perché, scusate, Einstein e Bohr, perché Heisenberg era poi un allievo di Bohr, e facevano continuamente degli esperimenti pensati, cosiddetti Gedanken Experiment, cioè un esperimento che non andava fatto in laboratorio, ma che doveva verificare con i calcoli teorici delle idee. Quindi uno elaborava sulla base di quelle che erano i presupposti teorici una serie di cose che mettessero in discussione o avvalorassero quelle idee, per vedere se semplicemente con l'immaginazione si riusciva a contestare o a validare una certa idea.
La domanda che si era fatto Heisenberg è: come posso misurare velocità e posizione di un elettrone? Perché un elettrone è un oggetto piccolo, non lo posso illuminare con, nell'esperimento pensato ovviamente, non lo posso illuminare con una luce potente di un microscopio, e questo mi scappa. La luce fornisce energia, la direzione elettromagnetica, attacco sto fissato con un elettrone. Gli devo dare una quantità minima di energia, quindi di luce, per poterlo, quindi di lunghezza d'onda del mio fotone, devo illuminare il giusto che mi permetta di arrivare a essere visibile sul mio microscopio. Allora, lui elaborò questo esperimento pensato e quindi elaborò l'idea di colpire un elettrone con un singolo fotone di energia molto bassa. Ma bassa quanto? Non può scendere sotto il potere risolutivo della lunghezza d'onda utilizzata per formare l'immagine, perché altrimenti non lo vedrai mai. Se la lunghezza d'onda è più bassa di quella che è necessaria per formare l'immagine, è un vettore magnetico, quindi quello è un vincolo obbligato. Quindi quell'energia non può essere inferiore a quella. Facendo quindi io urto con un fotone incidente il mio elettrone, il quale farà una diffusione, vado a vedere l'effetto che mi viene prodotto sul microscopio, cercando di fare in modo che la fluttuazione sia più. Lasciate perdere questa descrizione, questa è la descrizione formale dell'effetto, ma devo fare in modo che il delta X sia il più piccolo possibile per fare in modo che l'elettrone sia visto grazie al fotone che scatterato, cioè diffuso, arriva sulla va a illuminare quindi il mio microscopio. Qui ci sono i calcoli tra la risoluzione ottica con cui il microscopio vede l'elettrone e la conservazione della quantità di modo secondo le reazioni di Broglie. Vi ripeto, non dovete guardare questo, ma dovete guardare il risultato finale. Il risultato finale è quello in fondo, la relazione matematica delta x delta p dell'ordine di h, cioè quello che gli veniva fuori era che esisteva una correlazione tra la fluttuazione della risoluzione ottica, cioè l'errore che io posso fare sulla posizione dell'elettrone, rispetto all'errore che posso fare sulla quantità di moto, quindi sulla velocità dell'elettrone stesso, e dell'ordine della costante di Planck. Che cosa significa matematicamente? Significa matematicamente avere a che fare con una iperbole equilatera, equazione x per y uguale k. Guardate, questa è x per y uguale k, cioè se a delta x lo chiamo x, delta p lo chiamo y, h lo chiamo k, è esattamente questa. Se io considero solo la soluzione positiva e non quella negativa dell'iperbole equilatera, ecco che mi viene che cosa? L'iperbole per la quale io ho un delta x delta p che posso minimizzare fino a un certo punto, ma vedete che se delta x lo porto verso lo zero, delta p mi sale verso l'infinito. Se delta p lo porto verso lo zero, delta y mi va a finire verso l'infinito. Quindi il principio di indeterminazione di Heisenberg non ha niente di anomalo. La traduzione fisica rigorosa di un processo matematico ben chiaro. Ora, se io cerco di ricavare ordine dalla confusione, ovviamente il principio di Heisenberg sparisce da tutto, perché dice che chiaramente non ho modo di fare avere una precisione assoluta nel misurare contemporaneamente due grandezze correlate. Ed è questo, insieme al discorso del vuoto, che ci ricorda che la materia è sempre in movimento e che si tratta di un'incertezza che è intrinseca al sistema stesso e non dipende dallo strumento e quindi non può essere modificata. Questo lo lasciamo perdere. Allora, uniamo questo discorso che si è fatto ora, principio di indeterminazione di Heisenberg, collasso della funzione d'onda, con il principio di complementarietà di Bohr, che dice appunto che io posso nello stesso oggetto avere intrinsecamente la doppia natura corpuscolare ondulatoria presente, ma non la posso vedere nel momento in cui questo oggetto si sta muovendo, ma solo quando la misuro, e quando la misuro potrò vedere solo l'aspetto ondulatorio o solo l'aspetto corpuscolare, non tutte e due contemporaneamente, ma sono contemporaneamente presenti, quindi sono particella e corpuscolo e onda, particella e onda, non particella o onda, sono tutte e due presenti, i due stati sono equiprobabili. Il principio di sovrapposizione afferma che se un sistema si trova in due stati distinti si può trovare anche in una loro combinazione lineare. Quindi se io ho lo stato A e lo stato B che sono possibili, è possibile anche lo stato A più B, che è un qualcosa in comune sia con lo stato A che con lo stato B, ma non è certo C. Ecco.
Allora, tiriamo adesso le fila per capire come tutto questo c'entri con il discorso che stiamo facendo. Allora, vedete che fra adenina, timina, guanina e citosina ci sono delle similitudini, perché se io cerco, tra l'altro, la struttura ciclica dell'adenina e della guanina è la stessa, la struttura ciclica della timina e della citosina è la stessa, quello che cambiano sono le catene laterali e le posizioni degli atomi degli ioni idrogeno, quindi dei protoni, per creare il legame a pompa idrogeno dell'accoppiamento delle basi azotate. Però vedete che se gli idrogeni dell'adenina per effetto tunnel si spostano una a destra e l'altra a sinistra, io ho una configurazione tipica della guanina. Allora, principio di sovrapposizione, è possibile lo stato A, quindi che gli idrogeni sono nella condizione giusta, quindi l'adenina e la timina sono quelle che io conosco dalla letteratura. Però è possibile anche lo stato B, in cui la guanina, l'adenina e la timina sono in una posizione variata, per cui c'è uno spostamento dei due protoni, uno verso destra, l'altro verso sinistra. Principio di sovrapposizione, esiste anche lo stato A e lo stato B. Quindi io ho lo stato ordinario, quello che mi aspetto che ci sia, è lo stato A. Lo stato B è quello dove avverrebbe una trasformazione, poi c'è la sovrapposizione di A e B. Quindi, cos'è che permette al sistema di passare da uno stato all'altro? Quindi, se io ho A, B, A e B, per quale motivo, se sono tutte e tre qui probabili, perché a un certo punto io mi trovo nella condizione 1 dello stato A e non nella condizione 2 dello stato B, che non sarebbe possibile perché in questo caso io avrei una mutazione? Perché quando il DNA misura se stesso in base alle informazioni che ha dall'ambiente citoplasmatico, lui si setta sempre nella condizione dello stato A, quindi la posizione 1, quella che io conosco, fra adenina e timina. Ma se ci sono delle condizioni che modificano l'ambiente citoplasmatico e lui non riesce più a correggere o è necessario fare qualche cosa, allora nella misura che il DNA fa su un ambiente circostante può indurre un reset di sistema, per cui mette l'adenina in uno stato metastabile, per cui la timina diventerà a sua volta metastabile, e a quel punto io, quando il DNA si richiude, mi trovo con una trasformazione per cui da AC siamo passati a GC. Spero di farmi capire in questo discorso. Questa cosa non ritornava a Einstein, perché lui diceva Dio non gioca a dadi. E effettivamente è vero, Dio non gioca a dadi. Però Bohr gli diceva, però non ti permettere di dire a Dio come deve tirare i dadi. Quindi c'era proprio questa diatriba. Io trovo che questa immagine di Kino sia geniale. Cioè Dio che ride leggendo le leggi di fisica generale, come dire, questi studiano, non ci hanno capito nulla. Allora, se è il DNA, e cioè chiaramente io qui sto facendo un'ipotesi di lavoro, cioè vi sto dicendo qualcosa che veramente qui siamo alle frontiere della fisica e siamo quasi in un borderline che può essere considerato una sorta di New Age, ma non è New Age, per me è fisica allo stato puro. Se il DNA è lo strumento che il DNA stesso utilizza per misurare se stesso rispetto all'ambiente, è il DNA che decide poi come il sistema si deve sviluppare, cioè come, qual è lo stato che il DNA stesso deve assumere per rispondere a quello che succede a livello citoplasmatico. Quindi, in base alle informazioni esterne, è il DNA che può imporre degli eventi di mutazione. Quindi la mutazione, a mio modo di vedere, non è mai un evento casuale dovuto alla sfiga, ma è una scelta in base a determinate condizioni che si sono venute a creare. E quindi grazie, si fa per dire, per effetto del salto protonico, dell'effetto tunnel, e guidati ovviamente dai biofotoni e anche dai biofononi, perché quando vi dicevo che l'impacchettamento del DNA nel citoplasma per effetto piezoelettrico produce segnali, sono segnali in realtà di compressione, quindi segnali di onde materiali che si chiamano appunto fononi, non si sono vivente, sono biofononi. Tra l'altro queste cose si sanno dagli anni 60, quindi insomma è una vita che si sanno, però si rimangono sempre nell'ambito dell'obbligo. Allora, è chiaro che il DNA, per poter
creare questa condizione deve però essere un sistema capace di fare delle misure, cioè capace di interagire. Come fa il DNA a interagire con l'ambiente citoplasmatico? Beh, guardate la struttura. Il DNA è una sorta di struttura intrecciata, una scala a chiocciola, quindi è un solenoide, dove le due basi, scusate, le due facce dello scheletro si guardano, sono accoppiate, sono parallele, quindi in definitiva le facce accoppiate del scheletro del DNA io le posso trattare come se fossero un condensatore. Quindi un sistema condensatore solenoide è un sistema LC, che fra l'altro si autosostiene, perché se io fornisco tramite una batteria, e poi magari tolgo energia al condensatore, quindi tra i due poli così viene che tolgo, la batteria poi la stacco. Passa una corrente, va sul condensatore che si carica, poi non essendoci più corrente lui si scarica, la corrente va a finire sull'induttanza, passa alla corrente dell'induttanza di dietro e scorrono gli avvolgimenti, si genera un campo magnetico, poi la corrente ritorna verso il condensatore, l'induttanza si scarica, il solenoide si scarica, riparte una corrente che va a rialimentare il condensatore, e quindi io ho un sistema autoalimentato. La frequenza di risonanza dipende dalle condizioni, dai valori dell'induttanza e della capacità ed è definita dalla relazione matematica, vedete lì, ma voi ve ne frega nulla, ma questo è per dire che non è una cosa campata per aria. E se io questa cosa la applico al DNA, quindi posso intuire che il DNA sia un circuito LC risonante, cioè un'antenna elettromagnetica di input-output. Io questa cosa l'ho messa a fuoco, perché Sfaggiari ne aveva parlato a una conferenza, però dovevo metterla a fuoco, poi anche Manzelli, il chimico, vi dicevo. È stato nel 2002 che, forse prima, no, mi pare intorno a quegli anni lì, dopo aver sentito appunto Sfaggiari parlare della doppia rete del DNA, in una visita a Orvieto, guardando la struttura del pozzo di Vitospetti, che Orvieto è in altura, cioè sulla collina, e era una delle residenze del Papa. Quando il Papa però andava lì, c'era sempre qualcuno che lo voleva assediare per farlo fuori. Quindi lui aveva bisogno di avere la possibilità di accedere all'acqua. Allora chiamò un architetto fiorentino per poter creare la condizione per avere un pozzo e poter andare a prendere l'acqua. Lui trovò l'acqua a 70 metri, fece questo, però a 70 metri non è che puoi prendere una carrucola e metti il secchio per andare giù, ci mette una vita per diciamo, dare da bere a tutti. Allora ipotizzò questo architetto geniale di fare una scala, un percorso elicoidale che dal pavimento del, diciamo, dietro, scendesse per 70 metri facendo una elica, in modo che di una larghezza tale che due ciuchi con la giara nel mezzo potessero scendere e quindi la giara fosse riempita, però dovevano risalire per una strada parallela, perché sennò dovevano aspettare gli altri e i due ciuchini tornassero su. Allora fece una strada parallela che è esattamente, se lo guardate in prospettiva, la doppia rete del DNA, ingresso, uscita. Le antenne elettromagnetiche delle telecomunicazioni, quando sono a doppia elica, sono di ingresso uscita. Quindi il DNA è realmente, può essere realmente considerata una antenna elettromagnetica che comunica con l'ambiente citoplasmatico e non solo, con il DNA mitocondriale, comunica con la membrana cellulare e può comunicare con l'ambiente extracellulare, al punto che se ci sono delle anomalie può modificarle creando, per effetto della misura che fa con l'ambiente circostante, cambiare la struttura di alcune basi del DNA. Laddove ci fosse un problema importante, lui può cercare di fare delle correzioni e può resettare tutto. Allora il cancro nasce non da un'anomalia imprevedibile, ma da una scelta del DNA che resetta ogni cosa. Però questo è un argomento che esula fuori dall'argomento di oggi, che uno lo sfioro soltanto. Quindi il DNA è capace di adattarsi e di adattare la sua struttura nel senso delle modificazioni, delle mutazioni che avvengono per adattarsi all'ambiente. Anche qui si può dire, sì, vabbè, solita teoria, soliti discorsi campati in aria. Marco per idea, perché a un certo punto, alla fine degli anni Ottanta, vengono fuori degli studi su qualcosa che era imprevisto fino a quel momento, le mutazioni adattative, cioè
delle mutazioni scelte dal sistema per adattarsi a certe condizioni. E il capofila di, diciamo, di questi lavori è Kearns, che su Nature pubblicò questo lavoro, The Origin of Mutants, dove lui, che cosa fa insieme ai suoi collaboratori? Qualcosa che era assolutamente imprevedibile fino a un secondo prima. Prende dei batteri e delle ceppi di lievito di birra, a cui aveva artificialmente creato una anomalia nel gene di assimilazione del latte, quello che si chiama operone LAC, cioè quei geni che in qualche modo sono coordinati e che producono gli enzimi necessari per l'utilizzo del lattosio da parte dei batteri e dei lieviti. Chiaramente, se io metto questi batteri o questi ceppi di lievito in un ambiente pieno solo di lattosio come nutrimento, ma loro non lo possono digerire perché gli è stato inibito il gene o la sequenza di geni che gli permette di digerirlo, cosa ti aspetti in base a tutto ciò che si sapeva prima? Questi muoiono, non c'è motivo per cui non muoiano, non hanno possibilità di nutrirsi, quindi muoiono. Quello che invece evidenziò Kearns è che questi si erano messi a riposo preventivamente e in una sola generazione cellulare, non in 1000 anni, non in 10.000 anni, non come dice Giacomo, non nel caso della necessità, che la mutazione deve avvenire casualmente nel momento in cui c'hai le condizioni evolutive giuste per fare il salto evolutivo. No, questi in una generazione cellulare, hanno messo a punto la capacità, hanno fatto delle modificazioni sul loro DNA in modo da essere in grado di essere nella condizione di digerire il lattosio e riprendere a crescere, quindi avevano riparato la funzione che era stata inibita e quindi riprendere a nutrirsi e a crescere. Logicamente questo ha creato una veemente contestazione, perché una cosa di questo tipo sballava completamente tutta una serie di approcci anche all'evoluzione biologica, e quindi il fatto che gli organismi fossero in grado di indurre mutazioni al bisogno adattative, ma si rientra nell'idea che il sistema viventi è un sistema in grado di operare delle scelte consapevoli, quindi fare delle mutazioni per adattarsi all'ambiente e sopravvivere. Ovviamente questo era inaspettato e ci furono contestazioni pesantissime, ma altri invece scrissero dei lavori, misero in evidenza altri lavori che confermavano il lavoro di Kearns, e la discussione è ancora aperta, nel senso che troverete persone, biologi, che sono assolutamente contrari all'idea di Kearns, che la considerano una scemenza, e invece altri che la considerano una genialità, un'intuizione straordinaria, o comunque una possibilità di inquadrare un problema in una prospettiva diversa, magari anche per una apparente casualità, perché il caso non esiste, ma purtroppo nella scienza è sempre così, ci sono sempre delle clamorose diversità tra quello che appare e quello che si vorrebbe che apparisse. E la scienza si deve sempre basare obiettivamente sul dato. Non posso pensare che la cosa che non mi torna è sbagliata perché non torna a me, che io ho studiato tanto e che arrivi e mi dici una cosa che non sta né in cielo né in terra, per cui è una scemenza. Però questo è straordinariamente in linea con tutto quello che si è detto fin dall'inizio della serata di oggi e forse anche della giornata di stamani. Qui vi riporto alcuni dei lavori pubblicati in particolare da questa ricercatrice Rosenberg, che poi fa un'affermazione straordinaria. Questi sono su Science 1994, ricombinazione delle mutazioni adattative. Questo è del 2000, mutazioni adattative e implicazioni per l'evoluzione, e questo origine delle mutazioni sotto selezione. Questo è, diciamo, l'analisi da tutti i punti di vista, un lavoro del 2006, su quello che aveva detto Kearns. Ecco, la Rosenberg dice: per 50 anni il mondo ha creduto che le mutazioni avvenissero in modo casuale, che non ci sia sempre sfida del caso, tutto legato al caso. La scoperta delle mutazioni adattative nei batteri ha scardinato le fondamenta di tale dogma, implicando l'esistenza di un altro tipo di mutazioni che differiscono dalle mutazioni spontanee normali. E questo è fondamentale per capire che davvero la cellula può scegliere cosa e quando mutare, e questo lo può fare sia attraverso le comunicazioni con il suo ambiente citoplasmatico, ma soprattutto per le comunicazioni che avvengono con l'ambiente esterno attraverso meccanismi epigenetici.
E concludo dicendo che, secondo la frase di Karl Popper, filosofo della scienza, ogni qualvolta una teoria ti sembra l'unica possibile, prendila come un segno che non c'è capito niente. E con questo ho finito un po' prima per darvi tempo di fare tutte le domande che volete, e vi ringrazio per la vostra pazienza in questa argomentazione così complessa.